Buonasera, bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Ben arrivati nel salotto di Anna, felice di avervi di nuovo qua con me. Vi do il benvenuto agli amici sia di Facebook che di YouTube. Questa sera abbiamo il salotto di Anna Extra. Nel salotto di Anna Extra noi affrontiamo le tematiche che riguardano appunto ciò che avviene, insomma, nell'universo, dai contatti, dalle esperienze, dalle ricerche. Ecco, quindi questa sera nel salotto di Focus 3.0 abbiamo un ospite che ritorna e noi siamo molto felici di averlo di nuovo qua con noi. Era da un po' che, insomma, che noi non lo vedevamo. È il nostro carissimo Marco Marsili, che adesso faccio entrare nel nostro salotto. Ben arrivato Marco. Che Grazie. piacere rivederti. Grazie Anna, piacere mio, un saluto a te, un ringraziamento di cuore a te e un saluto a tutti gli spettatori. Ciao amici. Tanti saluti anche da parte di Enrico Ballantini, lo sai, che è il nostro Ciao eterno Enrico. Enrico, che ha fondato, insomma, questo gruppo, quindi è lui la memoria e l'origine di tutto, ecco. E quindi, dai, siamo così felici questa sera di riaffrontare, insomma, argomenti che sono più che mai attuali e sono più che mai coinvolgenti, perché non so tu, ma io ho tantissime persone che mi scrivono, mi chiamano, mi messaggiano in tutti i modi, sono tutti preoccupati e tutti mi chiedono: ma cosa dicono quelli là che sarebbero i nostri amici, i nostri fratelli cosmici, ecco. E allora tutti quanti non siamo un po' in cerca di questo conforto, in qualche modo tutti quanti vorremmo sapere come andrà avanti questa storia, ecco. Anche se io ho imparato nella mia vita che la storia va vissuta, non va anticipata, cioè vanno previste delle cose per evitare il peggio, però sicuramente noi siamo qua proprio per sperimentare. A volte sperimentiamo anche delle cose che non sono scelte da noi, ma subiamo, no, gli effetti del libero arbitrio di altri, ma anche questo fa parte di questa nostra condizione, no? Ecco, allora vedo che i nostri amici stanno arrivando, sono già tanti. Grazie a tutti, benvenuti nel salotto di Anna e benvenuti su Focus 3.0, il mistero della vita. Seguiremo un po' le domande vostre, dopo avere prima, insomma, fatto una chiacchierata, ecco, io e Marco un po' su diverse tematiche. Per chi non conoscesse ancora Marco Marsili, ecco, Marco, sapete che, come, insomma, avrete visto dai post, insomma, lui è un ricercatore indipendente, no? Mi piace questa definizione, Marco, ricercatore indipendente. Ecco, che vuol dire che disponi del tuo libero arbitrio, vero? Sì, Vuol dire almeno. questo con questo indipendente? Come? Vuol dire questo con questo ricercatore indipendente, che sei uno che dispone del suo libero arbitrio e sceglie di suo? Sì, cerco di mettere a buon profitto questo libero arbitrio. Poi comunque Marco è presidente di questa associazione culturale che si intitola Dal cielo alla terra, che è un pezzo del mio seminario, lo sai, Marco. Io quando faccio i miei seminari di un giorno si intitolano Perché vivere, perché morire. Al mattino io faccio Dal cielo alla terra e al pomeriggio faccio Dalla terra al cielo, così facciamo tutto il giro, non si capisce tutto un po' il senso. Quindi io sono molto affezionata alla tua associazione, anzi mi devo abbonare anch'io alla tua associazione per solidarietà anche, no? Però appunto, come dicevo, lui è presidente, ecco, di questa associazione Dal cielo alla terra, che vi invito di andare a cercare, insomma, in rete, ed è anche direttore della rivista Nuova Poseidonia, che è un mensile, no, che tu dirigi, di ricerca e di scienza spirituale e di filosofia cosmica. Per di più, sei anche responsabile appunto di questa bellissima libera università di cultura etica. Bello, mi piace molto questo. E poi,
ovviamente svolge attività di divulgazione, sei scrittore, pubblicato diversi libri, questa sera parleremo anche della tua ultima opera, ecco, insomma, abbiamo tante cose da cui iniziare a parlare, già tutte insieme per partire, quindi dobbiamo decidere da dove iniziamo. Cosa ne dici, Marco? Lascio a te la scelta, vuoi che scelga io? Vuoi che iniziamo tanto a parlare di quella che è intanto la tua esperienza? Ecco, io direi, cominciamo a raccontare, anche perché tanti nostri amici magari non conoscono, la tua storia, come tu, cioè, ti sei ritrovato a fare questi percorsi, ecco, nella tua vita, e a poi dedicarti così totalmente a questo grande progetto. Va bene, Anna, certo. Mi affido a te, tu da navigata. Non ti preoccupare che io ti seguo e ti conduco per mano. Sì. mi affido. Sì. Allora, Anna, guarda, la mia storia in breve, nel 2007 vengo a contatto con i messaggi di Eugenio Siragusa, che era già passato a miglior vita da pochi mesi, e per un paio d'anni approfondisco questi insegnamenti, perché resto coinvolto, affascinato sia dalla personalità di questo Eugenio Siragusa, che non conoscevo prima, sia ovviamente dalla messaggistica, perché dicevo, ma come, questo qua ha fatto la quinta elementare e trasmette dei messaggi del genere, e vedevo la sua onestà anche nelle interviste, riconoscevo la sua onestà, che si vede molto, no? Una persona schietta. E quindi per un paio d'anni approfondisco questi insegnamenti, fino a che leggo e rileggo che in alcuni messaggi, in qualche messaggio, c'era scritto in maniera molto chiara che le persone che sentono entusiasmo, che provano interiormente entusiasmo verso questa realtà cosiddetta extraterrestre, significa che sono persone già seguite da loro. Significa che loro già stanno sondando queste persone che provano questo entusiasmo. Allora ho detto, benissimo, io questo entusiasmo lo sento, quindi significa, se uno più uno fa due, significa che voi adesso mi state seguendo, mi state ascoltando. E con la sfacciataggine del ventenne ho detto, adesso io vengo in montagna e se è tutto vero voi vi fate vedere. Se tutto quello che dice questo Eugenio Siragusa è vero, voi me lo dovete dimostrare, me lo dovete far capire, vi dovete far vedere, perché se è tutto vero io vi dedico la mia vita, perché penso che non ci sia niente di più importante. Ho formulato questo pensiero, ho pensato non c'è niente di più importante, perché questa realtà abbraccia tutto lo scibile umano, dalla parte spirituale alla parte sociale, culturale, tutto. Coinvolge ogni aspetto dell'umana esistenza, dalla preistoria al futuro. Quindi ho detto, se voi ci siete veramente, se veramente siete quello che dice Eugenio Siragusa, gli dèi dell'antico passato, gli angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi, cosa c'è di più importante di mettermi a servizio di questa realtà? Quindi io sono andato in montagna, era il 25 novembre dell'anno 2009, e loro si sono fatti vedere. Erano le 18.30, 18.40, quindi a novembre era già buio, e si sono fatti vedere, sono scesi dal cielo con queste sfere di luce, questi globi luminosi, in particolare due di questi sono venuti vicinissimi a me, fin davanti ai miei occhi, a 4 metri da me, 5 metri, all'altezza del mio sguardo, quindi io sono caduto in ginocchio piangendo, perché mi hanno stravolto la vita e mi hanno anche, vorrei dire, trasmesso qualcosa, perché io lì sono cambiato, mi sono trasformato, ecco, mi sono sentito diverso, diversissimo, ero estasiato e allo stesso tempo sentivo questa amplificazione totale di tutti i sensi, delle mie possibilità mentali e vorrei dire anche fisiche, proprio ero diverso. E questa situazione, e poi in quel momento io vedevo, mentre loro erano davanti a me con questa luce che pulsava e come respirasse, io immaginavo, e non so se erano loro a trasmettermelo o se ero io che ero così aperto,
vedevo, proprio vedevo la storia umana, dal passato ai possibili scenari futuri, l'evoluzione, gli animali, le guerre, le cose. Vedevo come un film di tutta la storia umana in quel momento, e sentivo questa sensazione di riconoscenza, come una gratitudine che mi usciva dal cuore, perché capivo che loro erano e sono i tutori di tutta questa storia, sono sempre stati presenti, come ma mi viene la pelle d'oca anche adesso, è come se avessero voluto. Sì. Non sei solo ad avere la pelle d'oca, posso dirtelo. È come se avessero voluto dirmi: noi ci siamo, voi non siete soli, noi ci siamo sempre stati e ci saremo sempre. Ora, io quello che ho vissuto è questo. Poi da quel momento ho iniziato con anche nel giro di pochi mesi, insomma, anche con qualche amico a fare queste passeggiate dove noi facevamo domande e loro rispondevano con dei flash, ci salutavano. È stato un momento importante. Tutta l'estate dell'anno 2010 io ero tipo un piccolo profeta, giravo con il Vangelo, e quando la gente che veniva a fare le passeggiate mi diceva: ma cosa c'entrano gli extraterrestri con Dio, con Gesù Cristo, cosa c'entrano? Io tiravo fuori questo testo dalla mia dal taschino del mio gileo, del mio marsupio, e lo aprivo, e loro comparivano nel cielo, si accendeva una luce nel cielo. La gente rimaneva sconvolta. Sconvolta. Io dico: ma come fanno poi a non aver, perché la maggior parte non hanno poi, non si sono interessati fino in fondo, sì. Hanno visto questi fenomeni ma no, non hanno poi approfondito veramente. Io di fronte ad una cosa del genere avrei approfondito, però sai, non siamo tutti uguali, quindi certo, questa è soggettiva, è diversa. È diversa. La soggettiva è diversa, certo. Quindi durante l'estate dell'anno 2010 si può dire che loro, questi fratelli cosmici, hanno battuto il ferro tantissimo. Io mi ricordo che con la mia compagna restavamo scioccati, perché dicevamo: ok, mettiamo la testa fuori dalla finestra. Mettevamo la testa fuori dalla finestra, guardavamo il cielo e loro si accendevano. Poi rientravamo in casa, poi ci provavamo di nuovo e si accendevano ancora, cioè, e rimanevamo scioccati, perché dicevamo: ma cioè, loro sanno quando è il momento che tiriamo fuori la testa dalla finestra, cioè vuol dire che proprio ci seguono, hanno la telecamera puntata su di noi. Ebbene sì, quindi poi questo percorso è continuato fino a che noi, ponendo domande in questo modo, tipo: ma bisogna andare a quella conferenza? Bisogna incontrare quella persona? Bisogna, ecco, ponendo domande in questo modo, loro hanno iniziato a rispondere, sia facendo dei flash, quindi noi avevamo un codice: se fate due flash vuol dire sì, se non vi fate vedere vuol dire di no, ecco, una cosa del genere. E poi eravamo un po' petulanti, perché se si facevano vedere, noi chiedevamo: ma se vi siete fatti vedere per rispondere alla nostra domanda, fatevi vedere ancora. E allora si facevano vedere ancora. E non li mollavate. Non li mollavamo e loro non ci mollavano. E con questo percorso di comunicazione, direi anche primitiva in questo senso, loro ci hanno portati a conoscere Pier Giorgio Caria e poi subito dopo Giorgio Bongiovanni. Cioè ci hanno proprio guidati. Ci hanno portati lì. Ci volevano portarci lì fin dall'inizio, e io che se ne dica, io riconosco sicuramente in Giorgio Bongiovanni e anche in Pier Giorgio, certo, ma in Giorgio Bongiovanni la prosecuzione in un certo senso dell'opera di Eugenio Siragusa. Che se ne dica, ripeto, perché è oggettiva la cosa, uno deve guardare i fatti, ok? Quindi i fatti mi dimostrano che, al di là delle parole, al di là di situazioni che possono esserci state... Certo, comunque c'è stato un incontro tra loro due, quindi c'era un senso tutto questo. C'era un senso, no? Giorgio è cresciuto alla luce degli insegnamenti di Eugenio, è cresciuto con Eugenio, sì, quindi... Sì. Beh, ecco, anche tu sei cresciuto poi con degli insegnamenti, no?
E poi io ho avuto l'opportunità, grazie a Dio, l'opportunità fino ad oggi di avere come mio grande mentore Pier Giorgio Caria, per il quale nutro una gratitudine infinita, perché con una pazienza incredibile mi ha fatto da supporto, mi ha aiutato ad emergere, mi ha proprio cresciuto per più di 10 anni. Pier Giorgio è venuto qua nel mio salotto, anzi, se per caso ci segue lo saluto caramente da parte di tutti, anzi ti aspetto, Pier Giorgio, dobbiamo farlo, ci siamo promessi di organizzare una data, di trovare una data che andasse bene, insomma, per le nostre agende. Poi ritornerà anche Pier Giorgio, anche Giorgio, Bon Giovanni, ecco, tanti cari saluti anche a lui e tutti quanti, ecco. Sì, questo volevo dire, Anna, che io mi sento tipo una delle persone più fortunate del pianeta Terra, immagino. Ho proprio questa sensazione, perché poter collaborare, direi quasi convivere in un certo senso, anche se a distanza molto spesso, insomma, ma con una figura come Giorgio Bongiovanni, non è qualcosa di quantificabile, cioè è un dono inestimabile. Io sento che questa collaborazione, questa vicinanza, questo discepolato, se vogliamo, non me lo merito, cioè me lo devo meritare, sento che è una grazia, ecco, sento che è un qualcosa di gigantesco, perché ti mette a confronto quotidianamente ti mette a confronto questa collaborazione, questa amicizia, questa convivenza, ti mette a confronto con le grandi domande e le grandi risposte dell'essere umano, tutti i giorni, tutti i santi giorni, quindi per forza poi la tua personalità si trasforma, no? Certo, c'è da dire questo, che comunque, non so, almeno le mie riflessioni così dopo tanti anni e tante esperienze, è che proprio, cioè, capisci quando, cioè, se hai certi compiti, poi le cose, insomma, devono avvenire, devono succedere, quindi o trovi qualcuno per strada che ti prende per mano, pian piano ti porta avanti, ti fa crescere, oppure arriva un'esperienza, boom, così molto diretta, no? Dove, cioè, si cambiano le cose, cambiano le carte in tavola. Io sono una di quelle, cioè a me proprio boom, mi ha detto: vabbè, adesso è arrivato il momento di fare il tuo compito, la tua anima per questa vita, punto capo. E io ho smesso di fare quello che facevo prima, ho incominciato a fare quello che mi hanno detto che era il mio compito. Ma ci sono delle cose che sono stravolgenti, magari, o altre che sono un lento accompagnamento, no? E, come dire, cresci di colpo oppure cresci un po' alla volta, ecco. Sei stato aiutato un po', insomma, nella vita, è come nella vita di tutti poi avviene questo, no? Che ci siano le figure di riferimento che a secondo delle stagioni della nostra esistenza ci aiutano a fare un pezzo, no? Del nostro cammino, ci aiutano nell'evoluzione. Questo io lo trovo molto bello, è la magia della vita che ci offre tante chance, e quindi possiamo fare dei percorsi, ecco, differenti, e quindi a seconda di quello che è il progettino della nostra anima, vedi Marco, no? E quindi adesso siamo qua stasera a parlare di quel pezzo di strada che tu hai già fatto, no? E chissà, fra un po' di anni ci racconteremo di altre cose. Io non so se sarò ancora qua, se sarò di là, non importa, però insomma, sarai tu che ancora c'è, cioè, a raccontare, no? Di più le cose. E questo è molto bello, e questo è il nostro compito, di cercare di ognuno per parte sua, per il suo progetto, di dare un contributo e di aiutare, no? Gli esseri nella loro evoluzione, quando si hanno appunto questi incarichi, no? Sappiamo che dobbiamo fare quel servizio, no? E Sì, quindi ti sei ritrovato un bel giorno, che cosa hai fatto nella tua vita? Hai preso una certa strada? mi sono ritrovato a guardarmi allo specchio e dire: mo, con tutta questa conoscenza che ci facciamo, con tutte queste esperienze che ci facciamo, è stato, come hai detto tu, una cosa graduale, nata forse da un qualcosa di improvviso, che poi in realtà, lo sai meglio di me, queste manifestazioni avvengono, ma
magari già da fin da bambino c'è una crescita graduale, no? Esperienzine sempre crescenti. Poi si vede che c'avevo bisogno della bastonata in testa e quindi quella mi è stata data. Magari altri non ne hanno bisogno, altri si risvegliano senza bisogno di shock. Quindi poi non voglio dire, non è che sono risvegliato, diciamo che sto cercando di svegliarmi. Dall'alto ci provano in tutti i modi. Quindi mi sono ritrovato a dire, ok, mettiamo in concreto questa realtà, facciamo qualcosa. E quindi ho fondato l'associazione Dal Cielo alla Terra Gubbio, che non è un nome che ho dato io, il nome Dal Cielo alla Terra è proprio il nome della missione che gli extraterrestri hanno dato alla loro missione, alla propria missione, degli anni 50. Bello. E quindi è anche la dicitura, no, dei messaggi, dal cielo alla terra, figlioli, e iniziano i messaggi. Sì. Ma guarda che curiosa, mi stai dicendo una cosa molto... Io sono nata in quegli anni lì, comunque. Vedi? Cioè, a me è venuto distinto questa cosa qua. Ma tu Anna, mi permetto, poi magari tu mi puoi contraddire, diciamo, ovviamente, mi permetto di dire che tu sei dal cielo alla terra, tu vieni dal cielo alla terra, no? Io so per certo che mi hanno dato un compitino, ecco, poi molto molto umilmente cerco di fare il mio compito, ecco, sicuramente... Se devo dirti delle mie consapevolezze, che sono quelle che mi fanno sentire un po'... Sempre sin da piccola io mi sono sentita una inadeguata, cioè avevo questo problema. Cioè non, insomma, qua io non stavo molto bene, ecco, quando ero piccola. Ecco, anche adesso ci sto meglio perché ho fatto più esperienza, però lo stesso delle giornate di grandi difficoltà, però so che sono qua e sono qua, c'è un motivo e quindi oramai sono diventata grande, ecco. Ma quando ero piccola io vivevo sempre questa mia inadeguatezza, ecco. Poi insomma, obbedisco agli ordini, ho detto sì, lo faccio 20 anni fa e quindi vado avanti, ecco, come sicuramente starei facendo anche tu. Ma questo è bello perché secondo me noi siamo siamo dei facilitatori, ecco, della vita. No, per le persone, cerchiamo di aiutarli, no? Senza avere nessuna pretesa, perché anche noi abbiamo le nostre fatiche di vivere, qua nessuno ha no? le grandi soluzioni in tasca, abbiamo qualche forse qualche indicazione in più, ma però siamo ancora qua a fare servizio, quindi va bene così. Siamo qua. Sì, quindi senti, con tutta questa tua attività, l'associazione, l'università che hai creato, i libri e tutto, quindi ci sei trovato a vivere tante esperienze e quindi tanti rapporti con quella che noi chiamiamo anche la realtà aliena, ecco, la tua esperienza con la realtà aliena, e poi arriveremo a parlare di cosa ci dicono i nostri amici. Allora, la mia esperienza con loro, io ho avuto questi contatti, questi sorvoli di navi a bassa quota con annesse comunicazioni, chiamiamole telepatiche. Io lo so, oggi, nell'anno 20.000 dopo Cristo, parlare di telepatia sembra una cosa magica. È una suggestione, tutti pensano. Ma ci sono, è una realtà scientificamente provata, quindi bisogna solo informarsi, ecco, per capire che è una realtà quella della telepatia. E ovviamente se ci sono personaggi, civiltà che sono più avanti di noi di migliaia e addirittura milioni di anni, usano la telepatia come noi utilizziamo lo smartphone, quindi non hanno problemi in questo. Quindi ecco, questa sintonia con loro. Poi io utilizzo il termine telepatia, ma magari non è nemmeno il termine adatto, non lo so. Comunque loro hanno la possibilità di agganciarti mentalmente. C'è una connessione, certo. E di trasmetterti sia delle frasi, ma sia soprattutto delle immagini, cioè delle immagini che contengono un concetto esteso, cioè in quell'immagine tu poi a livello mentale riesci ad elaborare un concetto esteso. E questa è una delle cose che mi succedono a volte, non a piacimento, ecco, non ho il telecomando, scelgono loro quando, come, dove,
A volte io ho chiesto con insistenza e non ho ricevuto nessuna risposta, altre volte invece, quando meno me l'aspetto, accade. Quindi, E questo ti fa poi, capire che non, che loro, non sono loro il nostro servizio, bensì noi. sì, loro sono loro che decidono, ma io di questo sono felice. Qualcuno mi dice: ma questi qua, questi stranieri, tu dai il tuo libero arbitrio a questi stranieri. Ma questi non sono stranieri, questi sono. Io ho riconosciuto questi come i nostri padri, le nostre madri e i nostri fratelli maggiori. Quindi non sono stranieri, non sono sconosciuti, ecco. Sì, è anche comprensibile che chi non vive queste esperienze ovviamente pensi così, è anche comprensibile che si pensi così, perché secondo me cioè, quello che può far trovare cioè, le motivazioni e le risposte è proprio il fatto che certi vissuti che ti riempiono così tanto, no? Perché anche io, cioè, io non so tu, ma io all'inizio ho avuto dei dubbi, no? E così, poi dopo, cioè, col passare del tempo, ho avuto talmente tante di quelle prove, talmente di tante quelle testimonianze che io proprio di dubbi non ne ho assolutamente, non ne ho, non importa se gli altri pensano che no, come pensano tante volte, no? Chi vive queste esperienze viene subito considerato un po' come uno sbarellato, no? Io dico sempre questo termine, ma, però è anche giusto, cioè è giusto tra virgolette, è comprensibile perché è giusto che una mente che non vive, una persona che non vive certe esperienze e le vede fare dagli altri, la prima cosa che pensa è che sia, che non sia una cosa vera, che sia un frutto dell'immaginazione, che sia un autoconvincimento, cioè tutte queste cose qui. Invece sono le esperienze che poi si fanno, che non ti fanno porre più dubbi, ecco. Ma poi, Anna, ho detto la punta dell'iceberg, perché se raccontassi alcune esperienze che loro mi fanno vivere, non so, qualcosa ho scritto nei libri, ma comunque non so quello che la gente potrebbe pensare. Un esempio che loro possono pilotare un individuo, cioè tu stai parlando con, che so, la vecchina per strada che la aiuti a portare la spesa. Perché ha le buste della spesa pesanti, la vecchina che non ha fatto neanche la prima elementare, e d'improvviso si volta, ti guarda e ti fa un discorso di 10 minuti di altissima teologia cosmica. E questa non è lei, sono loro che sono entrati e per un motivo, non lo so, si vede che avevo bisogno di uno shock in quel momento e di quella informazione che si imprimesse bene, fanno anche questo. Quindi, cioè, io vivo una vita incredibile, lo so che è incredibile, è la vita che vivo e quindi che devo Mentre fare? uno la può negare la vita che vive. Certo. E quindi senti, tra queste cose incredibili, incredibili, allora qual è diciamo, l'incontro che ti coinvolge? Sicuramente mi dirai tutti, ma ce n'è qualcuno che per te rappresenta qualcosa di più in qualche modo? Ripeto, non è una scaletta di valutazione, è solo di esperienze, di emozioni che uno ha vissuto, ecco. Sì, ce ne sono due. Due mi vengono in mente subito. Il primo in assoluto è la prima volta che ho assistito alla sanguinazione delle stimmate di Giorgio Bongiovanni, perché lì io ho visto la verità. Ho visto la verità, non c'era nient'altro che l'evidenza di una situazione prodigiosa, inspiegabile, gigantesca davanti ai miei occhi, qualcosa di sconvolgente. E la presenza che si sente in quelle circostanze è sicuramente una presenza divina, cioè senti proprio il divino, vedi che cambiano i colori nella stanza, se profumi, cioè, situazione che è stata scioccante anche questa. Stasera si parla di shock. Un'altra che mi viene in mente è quando ho incontrato per la prima volta Pier Giorgio Caria,
Non, spero che non me ne voglia se racconto questo aneddoto che per me è molto importante e ha cambiato la mia vita. Perché io ho incontrato Pier Giorgio perché me lo hanno detto gli extraterrestri, mi hanno detto vai lì, a me e alla mia compagna hanno detto vai lì, vai a quel incontro che ci sarà, che dovrete fare un incontro. E fuori dal convegno, dove Pier Giorgio teneva un convegno con altri relatori, lui era uno dei relatori, questo nel 2010, l'estate del 2010. Fuori ho incontrato un signore che non è di questo mondo e mi ha detto, ed era come un clochard, un barbone, però era bellissimo, profumato, pulito, anche se stava per terra sui cartoni. Io mi ricordo, cioè, aveva questi capelli bianchi, folti, belli, tirati all'indietro, un piccolo codino. Ed era lì e quando io sono uscito io ho dato quando io sono passato lì davanti gli ho dato una moneta e lui mi ha detto figliolo, io non ho bisogno dei tuoi soldi. Al che io, quando sento figliolo con quella vibrazione lì, mi volto verso di lui, vado e gli dico mi scusi, e lui mi dice stai andando all'incontro. E io immagino, non so quello che ho pensato, ma forse si riferisce al convegno, saprà che c'è un convegno, non lo so. Invece lui intendeva l'incontro. Certo. E mi ha detto, e gli ho detto sì, sto andando all'incontro. E lui mi dice, e che cosa pensi di quelli lassù? Premesso che l'incontro non era un incontro, questo convegno non era basato sugli extraterrestri, era un convegno che parlava di spiritualità. E anche di scienze mediche alternative e così via, c'era solo qualche relatore, credo forse solo Pier Giorgio che parlava di realtà extraterrestre. E io gli dico, penso di quelli lassù, penso che sia brava gente. E lui mi dice, bravo, bravo, vai all'incontro figliolo. Io vado, chiamo la mia compagna e un amico che erano lì dietro all'angolo per dirgli c'è un tipo assurdo che dovete conoscere e lui non c'era più. Ecco. No, ma nel giro è un di classico questo. Ma nel giro di secondi, non minuti, secondi. Quindi è stato importante. Quando io sono entrato, quando io ho visto Pier Giorgio Caria, sono entrato e c'era questo convegno in cui il relatore Pier Giorgio Caria, a me sconosciuto all'epoca, appena sono entrato ha proiettato un'immagine gigante nello schermo del videoproiettore, un'immagine gigante di Eugenio Siragusa. Ecco. E io sono i puntini che si uniscono, i famosi puntini che si uniscono. Quando sono riuscito a parlare con questo relatore Pier Giorgio Caria, sono riuscito a parlarci alla fine della sua relazione, lui ha chiesto a me e alla mia compagna, ed è questo l'aneddoto che mi ha più sconvolto di tutti, non lo so perché, ma ora vedrai, ha chiesto quello che facevamo noi nella nostra vita, nella nostra giovane vita, e noi eravamo appena insomma reduci da qualche mese di luci nel cielo, situazioni incredibili, gli abbiamo detto ma noi non vogliamo stare in questo mondo, noi forse vogliamo fare un ecovillaggio, non lo so, fare allontanarci da questa società che no, crudele. E lui ha cambiato completamente sguardo. Ricordo che c'era un sole tremendo, era proprio con questo viso illuminato dal sole, con la sua presenza da grande colonnello d'armata. Sì, è all'aria militare lui, a volte lo vedi. Sì. E questa presenza così, no, proprio. Sì, una fierezza. E mi ha guardato negli occhi dritto e mi ha detto, ma non mi conosceva, cioè ci eravamo appena conosciuti, quindi non è... Però sì, mi ha detto... il regno è in fiamme, il gregge si disperde, e voi cosa fate? Ve ne andate in vacanza? Ecco. E tu, no, noi stiamo qua, facciamo i piccoli lampionai, guardiamo il cielo, tutte e le allora, sere.
abbiamo, ci si è un po' sconvolta la vita. Poi lui dopo il momento magico, diciamo, è finito, e lui è stato, Pier Giorgio, a nostra disposizione fino alle 2 della notte, anche 2:30 della notte, a parlare con me e la mia compagna, due ragazzini che aveva appena incontrato nel pomeriggio, che ponevamo domande, e lui è stato a nostra disposizione. Una disponibilità anche questa che ci ha sconvolti. Una disponibilità e un'umiltà che ci ha sconvolti, diciamo, diversamente da quanto noi abbiamo visto magari sul palco, lui dal pulpito con una certa decisione enuncia gli argomenti, no? Come giusto che sia, ma fuori con noi è stato di una dolcezza paterna, e da quel momento non ci siamo più separati, siamo innamorati e non ci siamo più separati, grazie al cielo. E poi grazie a lui abbiamo incontrato pochi mesi dopo Giorgio Mangiovanni, sì. Ma noi abbiamo chiesto con mille dubbi ai fratelli dello spazio: fratelli, fatevi vedere se bisogna iniziare questa avventura. E loro si sono sempre fatti vedere. In una occasione, Anna, in una occasione io ero proprio mangiato dal dubbio. Avevo già conosciuto Giorgio, avevo già iniziato un pochino a collaborare, ma avevo un momento di dubbio enorme, ero veramente mangiato dentro dal dubbio. E un pomeriggio di quei giorni in cui avevo questi dubbi enormi, sento nella stanza qualcosa di strano, e è apparsa davanti a me. Questo veramente è una delle pochissime volte che è successa una cosa del genere. È apparsa davanti a me, ma non lontano, nella stanza. Cioè io ero seduto sul letto, e davanti a me è apparsa questa ragazza vestita con una tuta tipo tuta di volo, da pilota, una astronauta veramente, attillata, aveva i capelli rossi, un po' cortini, lisci, e questa tuta strana, era strana, una specie di materiale plastico strano. Metallico. Ma io, c'aveva sì qualche riflesso metallico, ma io vedevo lei, che era davanti a me, e allo stesso tempo riuscivo a vedere l'armadio che era dietro di lei. Quindi lei non era materializzata completamente. Era questo un ologramma? Guarda, non era lo so. Era un ologramma? Non lo so, ma e lei, io l'ho guardata proprio dai piedi alla testa, una ragazza bellissima, dai piedi alla testa, e l'ho guardata, e lei mi ha detto: Giorgio Bongiovanni è il nostro messaggero. Ed è scomparsa. Messaggio forte e chiaro, come si dice in genere. Mamma mia, messaggio forte e chiaro. Fine dei dubbi. E quella voce lì l'ho sentita la sera stessa, la voce di questa ragazza nella mia testa, come una se si fosse accesa nella mia testa una radio, perché è nitida, una voce nitida, non una voce celestiale, una voce di radio, radiofonica, una voce nitida, che mi ha detto: fai come dice Giorgio. Bellissimo, bellissimo. Sì. Cioè, mi fai ricordare una testimonianza di Gaspare De Lama, no? Del gruppo Amicizia, e dove lui diceva che lui parlavano con lui attraverso una radio. Comunicavano con lui, lo chiamavano Gasparone, e parlavano con lui attraverso una vecchia radio transistor, penso, cioè, e si inserivano sull'onda e comunicavano così con lui. D'altro canto, una riflessione, che forse anche con i nostri amici che ci stanno ascoltando, il fatto di sentire, cioè il fatto che loro entrino nel sistema energetico del nostro cervello, non è poi una cosa così strana oramai di questi tempi per noi, perché noi sappiamo quante realtà che non sono già più sperimentali, ma sono già nella realtà dove cioè comunicano attraverso onde esterne dentro alla testa delle persone, attraverso, no, dei
microchip, queste cose qui. Cioè, e poi comunque noi siamo in, gli esperimenti di telepatia, anche questi li conosciamo. Comunque bisogna pensare che, cioè, viaggiamo tutti quanti attraverso un mezzo che si chiama onda elettromagnetica. Cioè, noi siamo energia, quindi, cioè, pensiero è energia, no? E quindi si tratta solo di utilizzarlo in un modo diverso di quanto non lo utilizziamo noi, che conosciamo, esploriamo solo attraverso il 10% del potenziale, no? del nostro cervello. Quindi questo è molto bello. E quindi bellissima esperienza quella. E quindi da lì che cosa hai detto? Boh, seguo, faccio la scelta. Eh sì, lì ho detto sempre questo senso di gratitudine, Anna, perché mi sento, perché io li conosco le mie miserie, le mie debolezze, quindi mi sento indegno di questa realtà, mi sento indegno, forse anzi, ti dirò di più, io penso che loro hanno qualche difficoltà, se hanno qualche difficoltà a farmi vivere esperienze ancora più intense, più profonde, è proprio a causa mia, a causa delle mie debolezze, io questo lo riconosco, quindi devo soltanto dire grazie. Guarda, Anna, io te l'ho detto prima, ma non è uno scherzo, mi sento come una delle persone più fortunate di questo pianeta. Un privilegio, certo. Mi sento fortunato. Però guarda, è anche giusto così, perché le cose devono arrivare quando si è pronti. E quindi e ci si prepara nel tempo, quindi il tempo ci serve, no? Per fare esperienze, però comunque, insomma, le tue sono già delle esperienze notevoli, ecco, rispetto ad altre persone. Ma certi argomenti che accompagnano, insomma, ecco, queste esperienze, no? Tipo le premonizioni, quelle che sono state... sono stati gli avvisi ai naviganti, tra virgolette, che la storia ci ha consegnato attraverso figure molto importanti dal punto di vista della spiritualità, che potevano accomunare, insomma, ecco, tanti uomini all'ascolto di questi messaggi. Ecco, tutta questa parte è così, l'esperienza rispetto, che io vedo che tu in questo tuo ultimo libro che hai fatto, che voglio far vedere ai nostri amici, eccolo qua, adesso lo facciamo salire un attimo, eccolo, così, i miracoli del sole, no? Ecco, che cosa sono poi questi miracoli del sole, ecco, per te? E in questi miracoli del sole ci sono anche tutte quante le premonizioni, tutti quelli che sono stati gli avvisi molto chiari che sono stati consegnati, no, agli uomini in tanti modi, con testimoni differenti, in epoche differenti. Ecco, ci vuoi parlare un po' tu di questi aspetti che sicuramente conoscerai molto bene, ecco, molto più di tanti nostri amici che ci stanno seguendo, che quindi con i quali potrai scambiare un po', ecco, quelle che sono, e condividere quelle che sono le tue conoscenze, quelle che sono le tue esperienze. Ecco, parliamo dei famosi, parliamo di Fatima, parliamo di queste cose che tutti quanti in questi giorni continuano a chiedere: ma allora il terzo segreto di Fatima, allora non era quello, allora è vero, deve ancora verificarsi, ma è vero che tornerà Gesù Cristo, e i giorni del buio, e tutte queste cose così. Tu come ti muovi in questi interrogativi, ecco, insomma, dell'uomo? Ti ho fatto troppe richieste tutte insieme, ma qua siamo nel salotto, i nostri amici vedo che ringrazio, perché sono davvero sempre tantissimi. Grazie, benvenuti a tutti, sia su Facebook che su YouTube. Grazie. Ciao amici. Ma Anna, io mi muovo in una botte di ferro in questo senso, perché grazie ai messaggi che sono arrivati da 70 anni e più anche a questa parte. Messaggi degli extraterrestri, perché gli extraterrestri sono qui per volontà di quello, di quella intelligenza originaria che noi chiamiamo Dio.
Sono qui per questo, ce li ha mandati Iddio agli extraterrestri sulla Terra, anche se qualcuno, qualche disinformato e o disinformatore afferma che ci sono quelli buoni ma anche quelli cattivi, non è così, perché gli extraterrestri negativi non sono propriamente degli extraterrestri intesi come viaggiatori dello spazio, sono delle entità che amano farsi passare per extraterrestri, perché devono ingannare, fanno il loro mestiere, ma nel cosmo esiste una forza d'ordine che impedisce alle civiltà negative di andare in giro a fare i loro comodi e a seminare discordia e zizzania in giro per l'universo, perché se le civiltà negative, come è quella terrestre ad esempio, fossero libere di viaggiare nel cosmo, il male avrebbe vinto. Gesù Cristo, Buddha, Krishna, Rama, Confucio e compagnia bella sarebbero tutti degli inetti che non sanno governare con armonia e pace il cosmo, e tutti gli arcangeli, le schiere angeliche, le milizie celesti, e che sono? Sono così, lì stanno a guardare? No, non stanno a guardare. Quando delle civiltà negative provano a varcare i limiti che non possono varcare, vengono fermate. Ma soprattutto poi in questo sistema solare è accaduta circa 100 milioni di anni fa la esplosione di un pianeta chiamato pianeta Luce, il pianeta Mallona, veniva chiamato Mallona, che orbitava tra Marte e Giove, di cui oggi rimane la cosiddetta fascia degli asteroidi, che orbita tra Marte e Giove, ma quelli non è la fascia degli asteroidi, quelli sono i frammenti del pianeta che è esploso 100 milioni di anni fa, dove abitavano personaggi che hanno disubbidito alle leggi divine e alle leggi della vita, hanno fatto esplodere con l'utilizzo nefasto dell'energia nucleare, la scissione dell'atomo, e sono stati proiettati sulla Terra, alcuni in corpo ci sono venuti, ed è nata così, poi la faccio breve, ed è nata così la cosiddetta stirpe di Caino, ecco, perché loro poi si sono accoppiati con le donne terrestri che non erano pronte per quella loro evoluzione, perché erano esseri più evoluti, erano esseri che si accingevano verso le dimensioni superiori e non hanno superato l'esame, diciamo, e quindi hanno fatto un bel casino. Altri sono stati proiettati qui spiritualmente, e comunque tutti sono rimasti qui poi spiritualmente, quindi queste qua sono le famose legioni di Satana, Lucifero e compagnia briscola, che hanno il compito... Certo. Che hanno il compito di ingannarci, di tentarci, di eccetera, eccetera, ma è un compito che loro hanno e che giungerà al termine, non è che sono eternamente dannati, e loro devono scontare questa pena. La loro pena è mettere in tentazione l'umanità della Terra, perché in questo modo loro si redimono, e perché portano avanti un compito importante. Perché è importante? Perché attraverso la tentazione, attraverso questi inganni, eccetera, l'umanità ha possibilità di sviluppare il discernimento, di crescere, di capire. Quindi sono amici nostri. Il male che è strumentale per l'evoluzione. Per l'evoluzione, sono i nostri allenatori, ecco. I nostri coach sono, è vero. Quindi, certo, non è che bisogna dargli ascolto, ovviamente, però sappiamo che esistono queste forze avverse, e loro amano farsi passare, soprattutto in questo tempo, amano farsi passare per extraterrestri, per ingannare, perché i veri extraterrestri sono le milizie del cielo, sono il braccio dell'Onnipotente. Loro sono qui per questo, gli extraterrestri, sono qui perché non devono permettere che il grande spirito, la grande intelligenza che governa il cosmo venga offesa. E noi qui stiamo offendendo l'intelligenza onnicreante, la stiamo violentando, perché stiamo violentando la natura. La natura è Dio. Questo è. E rischiamo di fare la fine di quelli lì di 100 milioni di anni fa. Rischiamo di far esplodere il pianeta. Questo assolutamente
non lo permetteranno. Assolutamente non lo permetteranno. Esatto. Tutte le informazioni che girano ci dicono questo, vero? Ci dicono, ma io guarda Anna, io so quello, cioè non è che sono io la mente che dirige le operazioni, io posso dire quello che ci è stato detto. Quello che ci è stato detto è questo, che loro non permetteranno, poi se ce lo dicono perché, non lo so, quello che loro dicono è questo, noi non permetteremo. Addirittura Giorgio Bongiovanni negli anni 90, se non erro nel 95, 94, 95, andò in Russia, con anche Pier Giorgio c'era che lo accompagnava e altri collaboratori, andarono in Russia, furono portati e scortati da agenti dei servizi segreti e da militari all'interno di un camion coperto, oscurato, per non vedere dove andavano, che li hanno portati in una base militare segreta dove Giorgio e gli altri hanno dovuto parlare ai militari degli extraterrestri. Perché? Perché quella era una base nucleare e quella base, su quella base si fermavano sempre le astronavi, sempre. E allora questo generale Rashetnikov si chiamava, se non erro, disse: noi abbiamo chiesto, perché anche i generali hanno i loro superiori, no? Abbiamo chiesto ai nostri superiori, ma ci dicono che sono innocui, però noi vogliamo sapere di più. Noi, cioè questi qua si fermano. Tra l'altro a volte provarono anche a sparargli i colpi, ma era come se li avessero tirato coriandoli. E ci sono le interviste di questo generale che parla con Giorgio Bongiovanni stigmatizzato, un generale a 3 stelle, vestito da militare, che dice a Giorgio Bongiovanni, non Giorgio a lui, lui dice a Giorgio Bongiovanni: gli extraterrestri sono qui perché sono interessati alla condizione spirituale degli stati, dei popoli. Ma era già un bel salto evolutivo quello, Mamma mia, se pensi che venivano dall'Unione Sovietica, era appena collato. Poi, sì, esatto, poi no, non dimentichiamo che comunque, cioè, sia Adamski che scusami un attimo di amnesia, che Eugenio, ecco, bravo, sia Adamski che Eugenio, a tutti e due era stata data l'indicazione dai nostri fratelli dello spazio di avvisare i capi di Stato che dovevano smetterla con le armi nucleari, e qua ci risiamo di nuovo adesso. Anna, ci risiamo di nuovo, no, cadono nel vuoto queste informazioni, proprio in quell'incontro che Giorgio Bongiovanni fece in Russia, ma ci sono video che si trovano anche in internet. Giorgio parlò con loro e loro furono d'accordo, questi militari furono d'accordo e asserirono che sì, siccome siamo una potenza nucleare, siamo sotto le attenzioni di queste armate celesti, ecco. E infatti loro hanno, anche durante la guerra fredda, gli extraterrestri hanno dato varie dimostrazioni, ad esempio hanno sabotato e hanno spento tutti i computer che governavano i missili, questo mi sembra negli Stati Uniti è successo proprio, quindi roba americana, e voi sapete che i missili non è che hanno un computer unico che premi il pulsante, lo spegni e ciao. Ognuno ha il suo apparato, ognuno ha i suoi generatori singoli, perché non è se va via la corrente. Certo. Cioè, e loro, gli extraterrestri, hanno disattivato tutto quanto, e per un arco temporale abbastanza lungo, mentre l'astronave era sopra la base, era proprio sopra la base. Poi quando l'astronave se n'è andata, tutto si è riacceso. Tutti i comandi sono tornati. Sì. Diciamo che poi quell'aspetto lì davvero energetico è proprio quello che, cioè, ti fa capire che la loro presenza, ecco, per dirla in modo molto semplice, ti fa capire la loro presenza, perché soprattutto su quel fronte lì agiscono. Cioè sono proprio, cioè noi vediamo, no, quello che succede, cioè tante volte appunto le alterazioni, le luci che si accendono, si spengono, no? Le cose che si illuminano, che se, come ti raccontavo io di stasera che guardavo la foto di Adonesi, se,
si illuminava, si spegneva, ho detto vabbè, abbiamo capito che questa sera ci sarà anche lui, ecco, così con noi, devo dire che si sente, qua, almeno qua dalle mie parti si sente, ecco, nel mio salone ci sono bei campi, ecco, di energia, ecco, si sente che c'è qualcosa in più rispetto al solito. E, sì, certo, quindi adesso siamo a un punto dove abbiamo di nuovo, ecco, una situazione che ci fa pensare che in qualche modo loro stavolta interverranno, no? Perché non possiamo, no, pensare che almeno le informazioni che ricevo anch'io sono che comunque non lo permetteranno. Non lo permetteranno, loro hanno già avuto degli incontri con alcuni capi e gli hanno detto chiaramente che se dovesse esplodere una guerra atomica. globale, loro interverrebbero, ma loro, pensa, è dal 1979 che dicono, certo, che dicono in 8 minuti del vostro tempo noi interveniamo e in 8 minuti del vostro tempo siamo in grado di disabilitare e di annichilire tutte le attività belliche sul vostro pianeta. Loro sono in grado, Anna, di trasformare gli elementi, quindi volendo potrebbero, potrebbero trasformare tutti i soldati del mondo in acqua e trovi solo i vestiti dei soldati e le armi, basta. Oppure trasformare in acqua le armi. O cambiare la coesione atomica e quindi ti si sciolgono le armi nelle mani. Ma questo loro lo fanno con degli impulsi elettromagnetici che dominano perfettamente. D'altro canto stiamo sempre parlando di questa unica cosa che è la fonte energetica. Sì, 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 assolutamente. Loro tutto si manifesta, no, poi? Sì, loro dominano questa energia, queste energie. Loro le dominano perché le conoscono, le rispettano e le utilizzano per viaggiare nel cosmo. Loro non usano, ad esempio, dei carburanti per viaggiare, loro utilizzano le energie che sono, certo, presenti, che sono comunque energie solari, energie stellari. E infatti sono state viste delle navi enormi. Una è stata ripresa, addirittura è stata filmata da un satellite che è fisso sul Sole 24 ore su 24, e questa nave era di forma sferica, era grande 8 volte il pianeta Terra e si ricaricava con il Sole, cioè ha emesso un come un sì, perché ci sono delle navi che sono dei pianeti praticamente. Dei pianeti, e quelli sono le navi che potrebbero ospitare l'umanità che deve salvarsi in caso di, appunto, in caso di, e sono qui nel sistema solare, diciamo che sono appena fuori dal sistema solare, perché sono talmente grandi che possono perturbare l'orbita dei pianeti pensa quanto sono grandi, quindi stanno fuori dal sistema solare queste madri, e qui mandano i ricognitori, le navicelle, quelle che vediamo, quelle che noi vediamo, certo, amici nostri. Sì, che anche quelle sono sempre, sono dei grandi segnali, sono anche degli ammonimenti per dirci guardate che noi ci siamo, cioè vi teniamo d'occhio, ecco, i segnali, ecco, la croce che è apparsa in Siberia è da considerare un segnale secondo te, cioè, importante, oppure c'è ancora qualcosa di più, succederà qualcosa di più grande, no, secondo le indicazioni che noi abbiamo avuto? Sì, sì, allora la croce che apparsa in Siberia, come anche in altre occasioni sono apparse croci simili, croci nel cielo fatte di luce, sì, sia per alcune, per chiamiamoli giochi di luce, che il sole con la rifrazione luminosa, altre proprio sono croci di luce inspiegabile, ma sono sì sicuramente dei segni importanti, perché manifestano la presenza di quell'uomo Dio che 2000 anni fa ha iniziato la sua missione e deve compierla con il suo ritorno. Beh, noi l'abbiamo avuto poco tempo fa, era già quello, poteva essere inteso come un ammonimento, no? Perché c'erano già progetti in corso, molto già definiti, ecco. E infatti, Anna, tu, oltre che da
da grande intuitiva, ma anche da bravissima giornalista, hai collegato subito la questione. Cioè, quello che è successo è quello che hai detto tu. Cioè, loro davano un avviso, un ammonimento. Sì. Dicevano, non è caso da quella parte lì, ecco, insomma. Da quella parte lì, infatti. Ma come hai detto tu, dovranno avvenire eventi più di portata più globale. Ad esempio, è in previsione sia una manifestazione massiva delle astronavi, una manifestazione massiva che io mi auguro, a me non mi ascoltano perché io non conto niente, ma io glielo chiedo. Ma se arrivano, sicuramente qualcosa succede, ecco. Io dico, spero che loro si facciano vedere in massa prima di un eventuale scoppio, per dare uno shock all'umanità, per dire, oh, ma che fate ragazzi, qua la vita è una roba seria. Sì. Cioè, A me nel 2012, ad esempio, mi hanno detto, Anna, fra non molto li vedrai, la prima volta arrivano i buoni, ha detto, la prima volta arrivano i buoni, poi succederanno delle cose per cui poi i buoni interverranno a salvarvi e da quel momento l'uomo imparerà a guardare il cielo con degli occhi diversi. Sì, e poi secondo me la presenza extraterrestre verrà strumentalizzata. Mi ha detto anche ad averne paura, mi ha detto, imparerà a guardare il cielo con degli occhi diversi, anche ad averne paura, perché ovviamente noi adesso guardiamo il cielo e vediamo il cielo, il sole, la luna, le stelle, le nuvole, gli uccelli che passano, ecco così. Però ovviamente cioè, immaginiamo che davanti a casa nostra nel cielo compaia un'enorme nave spaziale, ecco, penso che, ecco, no? Che gli fai? Che gli fai? Tutto. Quando... Mi fai? Cioè, adesso poi tu ci sei dentro da una vita, Anna, sì. Ma la gente, il popolo che non sa niente, cioè diventano pazzi. Quindi sicuramente poi verrà strumentalizzata e verranno fatti passare per cattivi, sicuro, 100%. Cosa voglio questi qua? Vengono da chissà dove, ci portano i virus, è colpa loro della pandemia. È colpa loro se abbiamo questo problema e quest'altro problema. Bisogna difenderci contro questo. Adesso forse sono già tra di noi, perché sono fatti come noi, quindi forse si sono mescolati alla popolazione. Allora ci vuole da stringere una forma di controllo del popolo ancora più stringente. Perché faranno queste cose qua. Purtroppo sappiamo chi ci governa, insomma, chi ci governa. E questa è una cosa importantissima da dire. Allora, com'è possibile che i governanti dei popoli siano degni di governare i popoli quando ignorano completamente la realtà trascendentale della vita? È impossibile che siano degni e capaci di governare la popolazione degli individui materialisti che non contemplano il trascendente, perché noi siamo il trascendente incarnato e che vive nella materia. Quindi loro, i governanti del mondo, in primis dovrebbero aver studiato le scienze spirituali, in primis, poi dopo le scienze politiche, poi quello che ti pare, ma tu in primis devi essere un grande saggio conoscitore della natura umana, della vera natura umana che è trascendente e immanente. Invece loro non sanno niente, sono dei completi ignoranti nelle materie che sono le più importanti della vita umana. Ecco, ancora relegate all'ambito dei credo, ma quali credo? Non ci sono credo, c'è la scienza dello spirito. Il credo è superato, è obsoleto, ormai siamo passati oltre ai credo, le favole non ci interessano più, ci interessa la conoscenza. Siccome è possibile accedere a delle conoscenze scientifico-spirituali certe, bisogna che queste siano appannaggio dei governanti, altrimenti i governanti non sapranno governare i popoli. Infatti la storia ha insegnato che le famose epoche d'oro sono state quelle in cui al comando c'erano degli illuminati, tra virgolette, comunque delle persone molto più evolute, ecco, che sono riuscite a creare. Ecco. La storia ci consegna, no? Personaggi che hanno fatto questo, hanno permesso di vivere dei periodi senza le guerre, no? In realtà molto più
umane, molto più adeguate a quello che dovrebbe essere, insomma, lo spirito umano, ecco, come noi tutti diciamo. Sicuramente... C'è stato Ashoka, in India, Ashoka era, mi sembra, 3000, stiamo parlando 3000. Di qualche migliaio d'anni fa. Eh sì, e se guardi i suoi decreti, i suoi editti, sono... Quello era come un extraterrestre, diciamo. Certo, era... certo, quando ci sono... Senti, io vedo i nostri amici qua che stanno mandando giù domande a tutto il mondo, tantissimi, tantissimi commenti. Ecco, anche le apparizioni della Madonna, secondo te, sono ologrammi che ci inviano per avvisarci... invitarci al ravvedimento. Ecco, sì, a proposito di ologrammi della Madonna, come ci scrive il nostro amico di cui non riesco, o amica di cui non riesco a vedere il nome, ad esempio i cerchi nel grano, ecco, tu che riscontri hai, quelli che ho io e che sono proprio, cioè, creati dallo spazio, che sono proprio come degli ologrammi, che ovviamente, cioè, hanno un loro codice e hanno un loro significato, un loro linguaggio, ma la prima informazione che ci danno è che non siamo soli e che l'universo non è uomocentrico. Assolutamente. E hanno sia una funzione di, come una sorta di agopuntura nei confronti del pianeta, sì, perché poi le forme hanno una loro vibrazione, sì, e il loro campo... Devono riequilibrare, certo. Cioè il cerchio nel grano in realtà è la sezione, la metà di una figura sferica tridimensionale, come una sfera, di cui la metà della sfera inferiore è sottoterra, la metà superiore è nell'atmosfera. La sezione è quella che noi vediamo. E quelle sono delle forme pensiero degli dèi, chiamiamole così. Ma prima abbiamo menzionato Pier Giorgio Caria. Allora, Pier Giorgio Caria è, a mio avviso, il massimo, ma per la par condicio, diciamo, uno dei massimi esperti al mondo nell'interpretazione degli agroglifi, dei cerchi nel grano. Uno dei massimi esperti al mondo. Ha scritto una marea di articoli, ha una marea di conferenze, tra l'altro gratuite, nel suo canale YouTube. Io consiglio spassionatamente agli ascoltatori di andarseli a sentire, perché descrive e spiega i cerchi nel grano in maniera perfetta, sublime, e soprattutto ti fa entrare, ti fa capire qual è il loro messaggio. Poi è anche vero, Anna, che esistono i falsi esistono, sì, ma così si possono riconoscere i veri, allo stesso modo si possono riconoscere i falsi. Noi avremo, avviso i nostri amici, poi prossimamente, alla fine di marzo, verrà Anna Maria Bona, che anche lei è una persona che ha avuto indicazioni sui cerchi nel grano, quindi che anche lei ha scritto un libro proprio tutto quanto sui cerchi nel grano, ed è una persona che anche lei canalizza, insomma, informazioni, sono cose, diciamo... rivelate, non frutto, ecco, del pensiero umano, ecco, è come anche Pier Giorgio, insomma, le sue ricerche sono molto evolute, no? E quindi diciamo che è bello anche mettere insieme, no, il lavoro degli uomini che vivono qua, uomini e donne, insomma, che gli esseri umani, ecco, che vivono sulla terra, che, ecco, nello svolgere questi loro compiti, e chi in un modo, chi in un altro, cercano di dare appunto delle risposte a quelle istanze, che rimangono sempre un po' con dei punti interrogativi, che magari la scienza con i suoi paradigmi, con i suoi protocolli non riesce a dare risposta, ecco, no? Ecco tutto questo. Però quindi i cerchi nel grano, insomma, li abbiamo inquadrati un po', ma ecco, come dice la nostra amica o amico, scusate perché non riesco a leggere, le apparizioni della Madonna, che significato hanno, cosa sono, avvengono come, sono ologrammi? Allora, quella che noi chiamiamo la Madonna, la Divina Madre, è la manifestazione dello spirito del pianeta Terra. Quindi lei è la Dea Madre, è la Madre Natura, che poi ha preso corpo in Maria, Madre di Gesù, ma magari in epoche precedenti ha preso corpo in altre donne meravigliose, no?
Ecco, quindi quando questa dea, questo essere appare, è il pianeta stesso, lo spirito e l'intelligenza del pianeta Terra che si manifesta in forma umana e parla. E questo è già, no? Bellissimo. E secondo te il riferimento invece a quello che può essere un percorso di tipo religioso, quindi legato a quelli che sono gli attori, i personaggi, le figure di riferimento, ecco, che a seconda delle culture, delle religioni di appartenenza, ecco, l'uomo incontra, quindi noi ad esempio che apparteniamo a un territorio in cui la religione era una religione di tipo cattolico che ci presenta la Madonna, no, come la madre di Gesù Cristo, ecco, cioè, tutto questo aspetto in che modo, cioè, elabori, ecco. Senz'altro, lei, questo essere sublime, si è incarnato 2000 anni fa per ospitare nel suo grembo il divino fanciullo, perché era una missione importante quella di Gesù, quindi si è incarnato nel corpo più perfetto che c'era sulla terra all'epoca, che era quello della giovanissima Miriam, perché lei era, se non erro, ci dicono che era armena, il suo nome era Miriam. Shalom Lich Miriam, quando è arrivato l'Arcangelo Gabriele. Certo. Shalom Lich Miriam. E quindi, ecco, sì, è vero, ma questo non toglie che magari in epoche precedenti si è manifestata in altri corpi. E quando lei appare con il suo corpo, perché lei è stata assunta in cielo con il suo corpo fisico, quindi è stata presa da queste navi delle dimensioni superiori, no? E tant'è che ci sono i racconti anche di, negli apocrifi si trova che queste navicelle hanno preso, queste nuvole luminose hanno preso gli apostoli dai vari luoghi dove si trovavano, addirittura Tommaso stava in India, e li hanno portati tutti al capezzale di Maria che stava per lasciare questo mondo, e l'hanno vista salire in cielo. E allora, siccome Eugenio Siragusa raccontava un aneddoto molto bello, molto... racconta, che così facciamo contenti anche i nostri amici, gli raccontiamo un po' di cose. Sì, diceva che... non conoscono, ecco, perché Siragusa è pieno, no? Cioè, la sua vita è veramente è affascinante, cioè, le sue esperienze, veramente lui è con la sua vita è un grande maestro, eh. Un grande, sì. Un grande maestro. Infatti Franco Battiato era amico con lui. E ho saputo che Battiato ha frequentato... Andava a frequentare, certo. Sì, sì. Bene, e allora dicevi? E allora Eugenio raccontava questo aneddoto che l'apostolo Tommaso, arrivò per ultimo. E arrivò che la Madonna era già stata assunta in cielo. E non credette, perché Tommaso notoriamente non crede, se non vedo non credo. Ecco, era quel carattere lì, non era soltanto un aneddoto, quello evangelico, di no, ma se non metto le mie dita nella sua piaga, no, lui era proprio così, cioè aveva quel carattere lì. E così anche questa volta, no, non ci credo, ma come non ci credi? Te lo stiamo dicendo, è salita in cielo, ha presa una nuvola di luce, è salita nel cielo, non ci credo. E allora raccontava Eugenio che la Madonna ha fatto cadere dal cielo la fascia azzurra. La fascia sua, esatto. Della sua veste. Bellissima. Esiste, questo l'ho scoperto per altre vie, ma è una cosa nota negli ambienti di chi si interessa a questi fenomeni particolari. Esiste, non mi ricordo però dove, viene chiamata la Sacra Camicia, che è questo velo della Divina Madre che lei ha lasciato prima di salire in cielo, ma secondo il racconto di Eugenio non l'ha lasciato prima di salire in cielo, l'ha fatto proprio cadere dal cielo in testa a Tommaso. La cosa bella che su cui soffermarsi, perché noi siamo abituati a questa frase, no? È salito in cielo,
assunto in cielo. E quindi noi abbiamo, di solito abbiamo questa visione di qualcuno che va verso il cielo con il corpo, va lì, insomma, nell'infinito. Invece è un po' come il discorso degli angeli che hanno le ali, no? Perché arrivano dal cielo. E quindi arrivano dal cielo, ma arrivano con dei mezzi. Arrivano con dei mezzi, quindi salito al cielo, prelevati, tutte queste cose vuol dire, cioè, saliti su dei mezzi, su qualcosa, ecco, non nel vuoto, ma su non qualcosa. Quindi salita nel cielo, ecco, uno dice le nuvole, no? Ecco, queste le nuvole, chiamiamo le nuvole. Sì, chiamiamo perché poi le nuvole, anziché chiamarle astronavi. Chiamiamo le nuvi. Ma loro si mostrano anche come nuvole. Ma sì, quindi... questa sì, hai ragione. Si mostrano per come la mente dell'uomo li può accettare. Anche per, a volte per mascherarsi magari no, agli occhi degli impreparati. Certo. Ma se c'hai occhio li riconosci. Arrivano, a volte si vedono nuvole particolarissime che restano lì, mentre magari tutte le altre sono portate dal vento e quelle restano lì per mezza giornata. Beh, non ditemi che è una nuvola, non è una semplice nuvola. Sì, bellissimo. Senti, vogliamo dare un po' di spazio ai nostri amici che intanto ho visto, no, così. Poi però comunque, insomma, solo per stare un attimo sull'attualità, concludere il discorso dell'attualità e poi, cari amici, arrivo da voi e incomincio a guardare un po' le vostre domande. Ma quindi, dovendo fare un momento di riflessione sulla nostra attualità, su tutto quello che sta succedendo, alla luce delle tue esperienze, dei tuoi vissuti, delle tue ricerche, delle tue riflessioni, quali sono le considerazioni che fai e quello che tu pensi che potrebbe poi appunto verificarsi? Anna, io adesso ti dirò una cosa che forse magari non tutti debbono essere d'accordo, però io dico quello che mi è dato di sapere. La intelligenza che noi chiamiamo Dio ha deciso di annientare l'umanità, quella umanità che non è riuscita ad evolvere come doveva evolvere, quella umanità che purtroppo è gran parte dell'umanità, che ha deciso deliberatamente di sposare i valori negativi della vita. Questo non significa che scompariranno dall'esistenza, ma perché la morte non esiste nello spirito. Quindi anche se dovessero arrivare, come io penso che arriveranno, catastrofi naturali e guerre e così via, che tolgono il corpo fisico a miliardi di persone, quelle persone si reincarneranno dove devono reincarnarsi a seconda del loro livello evolutivo. Qualcuno si reincarnerà come animali, altri si reincarneranno in pianeti che hanno il loro livello evolutivo, ma questa Terra, questo pianeta, deve diventare una chiesa cosmica, non può più ospitare la barbarie, è finita. È finito il teatrino, quindi siamo alla fine dei tempi, la cosiddetta fine dei tempi. Ma che significa? Fine dei tempi significa che è proprio finito il tempo, cioè siamo alla fine di diversi cicli, uno contiene l'altro, quindi alcuni sono cicli della generazione umana, alcuni sono cicli planetari, alcuni sono cicli universali. Questi cicli sono a compimento, si stanno rigenerando, quindi siamo alla fine della ronda delle nascite, alla fine di un ciclo samsarico, ecco, passami questo termine orientale. E quindi si fa la resa dei conti di tutto questo ciclo, di questa ronda samsarica, si fa la resa dei conti e alla resa dei conti, purtroppo, di fronte al tribunale cosmico, l'umanità della Terra ha fallito la propria fatica evolutiva e gli extraterrestri sono qui per dare protezione
e per mettere in salvo solo una certa qualità di persone che devono poi ripopolare la terra, perché la terra ha bisogno di enzimi, la terra come cellula macrocosmica ha bisogno di uomini che sono enzimi, che devono vivere, devono elaborare il trasformismo degli elementi naturali sulla cellula, che passa in quarta dimensione, in piena quarta dimensione. Quindi gli extraterrestri sono qui per proteggere i loro inviati, i famosi 144.000 eletti, che sono i loro inviati, e coloro che hanno sposato i valori positivi trasmessi da questi 144.000 eletti nel corso degli ultimi 2.000 anni, e anche qualcosa da prima, perché i valori cristici esistono non da Gesù Cristo, i valori cristici esistono da molti millenni. Da Atlantide i valori cristici esistono, soltanto che Atlantide non ha fatto una bella fine. Anche lì hanno salvato chi dovevano salvare. Perché questo, che quando Gesù ha detto voi siete il sale della terra, voi siete il lievito, cioè, ma il lievito in un impasto è pochissimo, il sale in un impasto è pochissimo, ne basta poco per salare tutto l'impasto. Ha detto, al di là di quello che dicono, no, il catechismo della Chiesa Cattolica, ma il Vangelo di Giovanni, e Giovanni l'ha conosciuto a Gesù, dice che nell'ultima cena Gesù ha detto il mio sangue è versato per molti, non per tutti, il mio sangue è versato per molti in remissione dei peccati. Quindi questi molti chi erano? Oppure in altre cose, ha detto cose terribili a volte Gesù, quando i discepoli gli chiedevano, ma maestro perché alla gente parli in parabole mentre a noi dici tutto, tutta la verità, tutto come stanno le cose, mentre a noi ci dai spiegazioni, alla gente invece parli in parabole, perché? Io parlo loro in parabole affinché le loro orecchie, udendo, non ascoltando, non odano, i loro occhi, guardando, non vedano, affinché non possano capire e così non possano cambiare e così non possano essere perdonati. Quindi già 2000 anni fa c'era una parte di umanità che Gesù la teneva separata dai suoi. Padre, io non ti prego per il mondo, io ti prego per quelli che mi hai dato, perché loro, come me, sono nel mondo, ma non sono del mondo. Ecco, per loro io ti prego, perché tu li preservi dal mondo. Cioè, queste cose qua in chiesa non mi ricordo se le leggono, ma sono cose tremende, viste alla luce della scienza dello spirito. Quindi c'è una parte di umanità che già 2000 anni fa aveva un karma terrificante. Infatti Gesù ha anche detto, parlando di questo tempo, prima del suo ritorno, ha anche detto pestilenze, terremoti, carestie, guerre, rumor di guerre, ecco, e ha detto non spaventatevi, è necessario che questo avvenga, è necessario, non è che ha detto pregherete non avverrà, ha detto è necessario che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Anzi, Anna, sai che ha detto una cosa che ci riguarda, ha detto quando queste cose cominceranno ad accadere alzatevi, elevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ma non ti rivolgevo. Sto guardando un po' di commenti. Sì, sì, ma cioè, non, anche a me una sera mi hanno detto, ce l'ho registrato, che mi hanno detto che il pianeta Terra non sarebbe mai morto, che un domani avrebbe potuto morire l'umanità, se l'uomo non, ma il pianeta no. Detto, non finirà mai. E l'avevo chiesto quando si diceva appunto il 21 dicembre 2012, mi ricordo, insomma, ho tutte le registrazioni io, e lui mi ha detto, quando gli ho chiesto ma qua sulla Terra si dice che il 21 dicembre 2012 sarà la fine del mondo, lui mi ha chiesto tu cosa ne penserai, e lì che lui mi ha detto che fra non molto avrei visto, poi sai il tempo per loro insomma non è il nostro, ecco. E quindi in quel contesto, no, quando lui mi ha detto che tu che cosa ne pensi? Pensi che finirà il mondo? Mi ha chiesto, cioè ha risposto con una domanda, insomma, e io ho risposto: ma io no, credo di no, penso che magari potrebbe finire la visione che l'uomo ha del mondo, e questo perché succeda deve
sicuramente accadere qualcosa di molto forte, di molto scioccante, di molto eclatante, che ne so, arrivano gli extraterrestri in modo molto molto palese per la massa, ecco, dell'umanità. No? E lui mi ha detto che no, che non sarebbero arrivati per quella data lì, che il mondo non sarebbe finito, e che però gli astronomi, mi ha detto, ma li vedrai tra non molto, però li vedrai, mi ha detto, ecco, tra non molto, quindi era 2012, 10 anni non sono niente, ecco, sono una frazione di un attimo. E quindi niente, e così mi aveva detto quella cosa lì, mi ha detto comunque che il mondo, la Terra, il pianeta Terra non finirà mai, potrà finire l'umanità. Perché ha detto ciò che è stato, mi ha detto potrà succedere che venga distrutto ciò che è stato creato male. E io gli ho detto, ah, e quindi cioè, in questo c'è di mezzo l'uomo che con il suo libero arbitrio, no? Ha costruito delle cose che non sono state per il bene, ma sono state più per il male, no? Quindi, ecco, io ho capito che loro poi, quando vogliono ripulire, usano le forze della natura per farlo, no? Sì, sì. E questo volevo rispondere un po' dei nostri amici, perché quindi c'è un po' un dibattito tra i nostri amici qua, ad esempio, c'è, cioè, perché chi dice no, ma Dio è buono, non può per non fare, non potrebbe mai fare questo, c'è, cioè, chi dice ma e loro vengono distrutti anche quelli buoni, moriranno anche quelli buoni insieme. I buoni periranno insieme ai cattivi, ha detto la Madonna, ecco. Fatima, ma perché il mondo non si è convertito, e sulla frase che Dio è buono, la bontà e di cui si parla non è quella che noi pensiamo, non è il perdono tutto, perché è stato anche detto chi bestemmia lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quindi la bestemmia contro lo Spirito Santo è la bestemmia contro la vita, ad esempio lo stupro dei bambini, ad esempio la bomba atomica. Quindi queste sono le bestemmie contro lo Spirito Santo. Ma quando uno dice Dio è buono, non permetterebbe mai, vi ricordo un piccolo dettaglio: Dio Padre ha permesso che suo figlio fosse scannato vivo su una croce. Allora dov'era Dio Padre? Non era stato buono, è stato cattivo. Padre, perché mi hai abbandonato? Addirittura lui lì, in tutta la sua umanità, ha pensato di essere stato abbandonato. Cioè, ragazzi, nel Getsemani Gesù sudava sangue e il Padre non gli ha risposto. Non gli ha risposto, l'ha lasciato solo. E allora questo buono, mettiamoci in testa che non deve essere un buonismo, non è come pensiamo noi, non è tutto misericordia, è anche giustizia, e soprattutto giustizia in questo periodo storico. Quindi non crediamo alle favole, basta con le favole, dobbiamo guardare la realtà dei fatti. Dio è buono, ma che significa buono? Che significa? Come quando dicono, ma gli extraterrestri perché non intervengono con tutto il casino che c'è sulla Terra? Ma che significa? Allora non sono buoni. Ma come non sono buoni? Ma tu hai il libero arbitrio come popolo. Ma voi che cosa fate dalla mattina alla sera, ragazzi? State a casa al computer o vi sbattete per cambiare questo mondo? Perché questo bisogna poi porcela questa domanda. Cioè, bisogna fare qualcosa, altrimenti non possiamo lamentarci e dire ma gli extraterrestri con tutta la tecnologia che hanno perché non intervengono? Perché ti devi aiutare da solo. Ma Dio, perché Dio non interviene? Ma Dio ti manda gli extraterrestri. E loro non intervengono sul nostro libero arbitrio. Non intervengono sul nostro libero arbitrio. Dio ti manda gli extraterrestri che sono gli angeli, sono delle deità, e noi no, perché preferiamo affidarci ad un testo ammuffito, per carità importantissimo, ma polveroso, che ormai non è più attuale, che ormai ha bisogno di essere stravolto per capirci, piuttosto che dire ok, questi sono gli angeli del cielo che ci vengono a parlare. No, questo no, eresia. Cioè, ci siamo fatti delle gabbie mentali allucinanti e poi ci lamentiamo che nessuno viene ad aiutarci, ma l'aiuto lo stiamo ricevendo aiosa, ma noi non lo vediamo. Come mi dicono, ma perché Dio non parla più all'uomo? Una volta c'erano i profeti, che oggi non ci sono i profeti? Che Giorgio Bongiovanni non parla con Dio e poi dice le cose? Ma il popolino non lo capisce, lo attacca, lo accusa, e non capiamo l'importanza e la fortuna che abbiamo a vivere nello stesso periodo storico in cui vive un personaggio del genere. Cioè, c'è stato Yogananda, ci sono stati dei grandi personaggi. Dio parla all'uomo, e come? Ma il segno delle stimmate non è un grido di Dio nei confronti dell'uomo?
Quello è Dio che sta urlando, che sta dicendo: guardatemi, sto sanguinando, svegliatevi. Quindi, ragazzi, solo che noi, l'umanità terrestre, oramai è gravemente ammalata di psicopatologie serie che gli impediscono anche di avere un discernimento reale per quanto riguarda la comprensione della realtà. Questo è dovuto purtroppo a anni e anni di indottrinamento, di falsità, di inquinamento alimentare, inquinamento radioattivo, di inquinamento elettromagnetico, elettrosmog e così via. È dovuto ad una perversità materialista che si è impossessata dell'umanità, che non è più in grado di ragionare razionalmente. Nessuno ragiona, pochissimi sono quelli che usano la ragione, pochissimi. Non ci sono, non lo vedete da soli? Che cosa fanno i giovani? Ma lo vedete che cosa fanno i giovani o non lo vedete? Io non mi, ormai ho 36 anni, quindi sono, però io li vedo quello che fanno i ragazzi. Non c'è una capacità di ragionamento seria, è sempre più rara. E questa è la fine dell'umanità. Guardate la perversione che c'è nella sessualità, nel proporre il corpo come soltanto un pezzo di carne, sia negli uomini che nelle donne. Guardate come anche certi simboli negativi, chiamiamoli satanici, vengono esposti. Hanno preso possesso dell'umanità, videogiochi di violenza, film di violenza, maglie coi teschi, musica distruttiva per la psiche. Ragazzi, questo è l'inferno. Io penso che se Dante Alighieri, che è un amico mio, venisse oggi a farsi un giro per le strade di, non lo so, New York, per le strade anche di Roma, che cosa direbbe? Direbbe: ma qua l'inferno è salito sulla terra. Quindi che cosa vogliamo fare? Dobbiamo darci una svegliata. I tempi non è che è tardi, siamo oltre il tardi. Però la benevolenza del cielo esiste, quindi mettiamoci in testa che tutto è possibile. E anche se siamo alla fine dei tempi, abbiamo la possibilità ancora di aspirare a quella salvezza di cui tanto si parla. È una salvezza spirituale, perché poi, sai, Anna, qui noi parliamo, ma qui io domani posso non esserci più fisicamente. Quindi noi dobbiamo pensare anche questo: ma come si fa a vivere senza pensare alla morte? Ma tu, memento mori, ma tu devi sempre avere presente l'eternità. Ma a me è dall'inizio, da 20 anni fa, che ho cominciato a dirmi: tu devi aiutarci a salvare le anime e a far camminare la nostra conoscenza, no? Quando io dico che faccio l'ufficio stampa dei piani alti da giornalista, perché ormai sono 20 anni che ricevo i loro insegnamenti, mi dicono le cose, quindi sono tutte conoscenze rivelate che non sono frutto del mio pensiero. Ah, tra l'altro voglio dire ai nostri amici che ci stanno seguendo che domani sera, sempre qua su Focus 3.0 Mistero della Vita alle 21.30 farò la serata, quella che è tanto attesa, che tanti mi chiedono, dall'ufficio stampa dei piani alti, dove useremo, cioè, il manuale straordinario per vivere la vita, dove ci sono tutti i concetti che loro mi hanno trasmesso. E quindi, se volete intervenire, quindi io avrò il manuale, apriamo le pagine dove volete voi, i numeri che mi suggerite, è solo un gioco che facciamo, in realtà ci serve solo per affrontare in un modo o nell'altro, però è anche molto bello perché le persone che magari scelgono un numero della pagina e mi dicono di aprire quel numero della pagina, poi trovano delle risposte adeguate al loro bisogno, no? Ecco, di quel momento, ecco, diciamo che è come se fosse un oracolo, ma è la cosa bellissima che è molto guidata, ecco, da loro, ecco, ovviamente non da me, perché succedono sempre delle cose molto belle, ma stiamo a ripassare quelli che sono gli insegnamenti, no? Che sono questi insegnamenti d'amore molto chiari, dove ci fanno capire che bisogna andare molto oltre alla mente, o meglio ai paradigmi della mente, come dicevi tu prima, Marco, tutti i condizionamenti che noi anche così abbiamo avuto, perché ovviamente, ad esempio, noi dobbiamo pensare che la religione ha svolto un compito importante, perché doveva essere quella via per la spiritualità, però bisogna considerare che anche le religioni, cioè, sono frutto
dell'uomo, no? Quindi cioè, sono state create dall'uomo per l'uomo, ma con tutti i limiti della mente e della conoscenza dell'uomo. E anche come dicevi tu, Marco, prima, non solo la Bibbia, dobbiamo pensare che intanto è stata fatta tanto tempo fa, no? E che comunque si rivolgeva agli esseri umani di quel tempo, che in ogni caso quel che c'è scritto nella Bibbia è ciò che è stato scelto dall'uomo di scrivere, no? In quel modo, così come noi sappiamo che certi Vangeli è stato scelto di non metterli e se ne sono messi degli altri. Io faccio sempre questo esempio per deformazione professionale, che quando si fa appunto un giornale ci si mette tutti intorno al tavolo, c'è la riunione di redazione, c'è il direttore, c'è il vice direttore, il capiservizio, il redattore capo, il vice redattore, c'è il capiservizio, i rappresentanti delle varie pagine del giornale, ognuno ha le sue agenzie, le sue notizie, lo spazio di una pagina è quello e poi si decide cosa mettere e cosa non mettere in pagina. Non si mette tutto, si fa una selezione, si fa una scelta. E anche in questo è stata fatta una scelta. Però la cosa interessante è che poi la storia ha voluto consegnare le verità che sono state salvate, no? E nascoste, e poi la storia e il tempo le hanno consegnate, no? E anche questo è molto bello, no? Perché sembra quasi che proprio, cioè, la vita e la verità abbiano voluto crearsi uno spazio, no? Sulla terra per ampliare di più le menti degli uomini. Forse io ho anche pensato che quando hanno trovato gli scritti, no, dei rotoli del Mar Morto, ho anche pensato che forse magari era anche il tempo giusto per farli trovare, no, questi Vangeli, che non è stato un caso, ecco, che siano stati trovati allora, in quell'anno lì, e non quando è stata fatta la Bibbia, insomma, ecco, per intenderci. Quindi la storia dell'uomo è molto affascinante e anche dolorosa, ecco, per certi aspetti. Dolorosa perché manifesta tutta quella fragilità che appartiene alla condizione umana come esperienza dell'anima, cioè nella dimensione terrena, umana, nella fisicità. E quindi è per questo che loro dicono sempre, cioè che comunque loro ci amano, soprano, io vedo, no? A livello angelico, io mi sono sempre sentita dire questo, cioè dall'arcangelo con cui io da 20 anni ricevo gli insegnamenti, cioè loro dicono sempre che loro capiscono che la condizione umana è una condizione molto pesante, è molto dura, è molto faticosa, per questo che loro ci amano, ci sostengono nelle nostre vite e non, e quindi anche, cioè, nelle nostre cadute, no? Ci aiutano, no? Nel risalire. Poi certo però che se noi con il nostro libero arbitrio continuiamo sempre a fare delle scelte che non vanno verso quella costruzione del bene, bensì verso la costruzione del male, del dolore, della sofferenza, noi lo vediamo. Cioè oggi sulla terra c'è più male che bene, ma non perché Dio non esiste, gli angeli non esistono, semplicemente perché l'uomo con il suo libero arbitrio e gran parte degli uomini comunque seguono di più quei richiami e quelle possessioni, tra virgolette, riferendomi a quello che ad esempio gli orientali dicono quando parlano dell'uomo che è vittima ed è posseduto da dei demoni, che possono essere dal demone della forma, per esempio, no? Della materia, ecco, e quindi l'attaccamento, cioè abbiamo una serie, chiamiamoli demoni proprio nel senso che davvero, cioè, sono una fonte di poi sofferenza per noi, intesa in questi termini, no? Solamente con questo tipo di accezione, perché poi sappiamo che ce ne sono altre, ecco, di interpretazioni, però davvero quando noi siamo in una condizione dove dobbiamo, quando abdichiamo al nostro libero arbitrio e quindi diventiamo dipendenti, ecco, quella è già la prima dannazione. Quando noi perdiamo il libero arbitrio entriamo nel girone dei dannati,
perché non abbiamo più la scelta, no? Un conto è subire invece il libero arbitrio degli altri, come noi vediamo adesso quello che sta succedendo. Io sono qua con tutti i televisori accesi e seguo tutte quante i vari canali, anche quelli stranieri, per capire, cioè, tutto quello che succede in giro per il mondo. Noi adesso sappiamo che quello che storicamente sta succedendo sul pianeta Terra, per la prima volta sta succedendo in questo modo, perché nella Seconda Guerra Mondiale noi non avevamo né la globalizzazione e neanche i sistemi di comunicazione che abbiamo adesso, tant'è che persino noi giornalisti abbiamo difficoltà a riconoscere le informazioni quando arrivano, se sono delle fake oppure no. E questo, credetemi, è proprio, anche questo fa parte dell'opera del male, tra virgolette. Ecco. Quindi adesso, cioè, sulla Terra stiamo vivendo un tempo veramente molto faticoso, cioè molto difficile, dove anche è bene incominciare a stare lucidi, presenti, non impauriti, ma attenti, perché tutto quello che sta succedendo è un grande insegnamento per l'umanità intera, è un grande insegnamento, e veramente quando loro chiedono dai piani alti, chiedono, pregate, non fanno altro, non so per te Marco, ma a me continuano sempre a ripetere, l'uomo deve pregare, perché la preghiera è quella del cuore, ripeto, quella, dico sempre, la preghiera è quella del cuore, non quella ripetuta pedestremente, ma quella che parte dal chakra del nostro cuore, che produce quella vera energia d'amore, che è quella supplica del nostro cuore, che diventa una richiesta di aiuto. Loro dicono che la preghiera è la via per riconnetterci con loro, riconnetterci con la sorgente divina da cui noi nasciamo, a cui noi apparteniamo. E quindi anche in questo, però, l'analisi è più che corretta quando loro dicono adesso sulla Terra c'è più male che bene, perché l'uomo con il suo libero arbitrio sceglie più il male che il bene, no? Questa è una realtà, il discorso che tu facevi prima, Marco, è, no? Tu volevo dire, Anna, hai parlato di preghiera. Allora, io capisco questo discorso, ma secondo il mio punto di vista, tu sei un esempio in questo senso di una anima che non prega fine a se stesso, come un qualcosa di fine a se stesso, che quello poi è il rischio. Perché dico che tu sei un esempio? Perché tu sei molto dinamica, sei molto concreta, molto attiva nel sociale, questo è il servizio, perfetto è servizio. Nel servizio. Questo è il perfetto esempio della unione tra preghiera e azione, che dovremmo mettere in campo, ma molti si perdono nella preghiera e nella meditazione, si dimenticano di agire nel concreto. Per questo tu, secondo me, sei proprio un esempio lampante. Tra l'altro, io quando ti ho incontrata di persona, ho avuto sussulto, perché tu eri fatta di luce. ringrazio, adesso mi fai anche arrossire in diretta, Marco. Anna, avevi una energia che non è comune, non si sente in giro. Mi ha colpito tantissimo, non me l'aspettavo. Quando dico luce, non è che sto dicendo una roba di, come si dice, così vaga. Luce perché eri proprio luminosa, cioè avevi una aura luminosa che si percepiva, si sentiva, si vedeva, e questo non Guarda, ce l'hanno. io penso questo, io sono molto consapevole del mio compito. Credo che sia solo questa cosa, cioè io sono qua su Focus a fare il mio volontariato, ringrazio Enrico Valentini per la stima e la fiducia che mi ha dato ormai, cos'è, da un anno e mezzo, ecco, più che insomma mi ha consegnato Focus e mi ha detto mi fido solo di te, prendi in mano tutto tu, no? Quindi mi ha dato proprio, cioè, la direzione editoriale, quindi di capire cosa fare, cosa andare, così. Però io davvero faccio da
io lo dico sempre quando me lo chiedono, io su Focus è il mio volontariato da giornalista, dove metto a disposizione il mio know-how di 50 anni di esperienza nel mondo della comunicazione per dare un contributo all'evoluzione attraverso i mezzi di comunicazione. Cioè, io ho questa consapevolezza molto forte, ecco, molto radicata. A volte sono persino un po' dura, un po' esigente, perché cioè, insomma, dobbiamo camminare. Comunque Focus è un bellissimo gruppo, ecco, siamo cresciuti tantissimo, ringrazio anzi tutti quanti i nostri amici che sono sempre così, così numerosi, che continuano ad aumentare e ci premiano, tra virgolette, sempre, molto umilmente, perché non è questione di ego, ma di servizio, ecco, bisogna pensare questo, il servizio, non tanto l'ego. Io poi lo faccio con molta enfasi, no? Magari ecco così, ecco. Ma per me rimane di fondo sempre questa cosa, cioè stiamo qua a fare servizio e a cercare di fare le cose bene, con tutte le imperfezioni della nostra condizione, perché sappiamo che la dimensione terrena non è la dimensione della perfezione. Quindi siamo tutti quanti imperfetti in cammino, dove cerchiamo attraverso l'evoluzione di renderci ogni giorno un po' più meno imperfetti. Ecco, non diventeremo mai perfetti. Almeno. È anche una sana consapevolezza questa, secondo me. Basso profilo, ecco, insomma, no? Rendiamoci consapevoli del limite, comunque della nostra condizione, però delle grandi opportunità che abbiamo noi per poter crescere, insomma, ed evolvere. Questo anche è un aspetto, secondo me, molto stimolante, cioè pensare che non c'è niente che ci possa impedire di migliorarci, no? Non c'è niente che ci possa impedire di migliorarci, ecco. Assolutamente, pensare a noi stessi, come dicevamo, in termini di eternità, cioè noi siamo eterni, quindi è quello che anche che inizio a coltivare oggi, me lo porto dietro per sempre, quindi in questo senso possiamo sempre migliorare, dobbiamo sempre migliorare. Senti, ritorniamo poi ai nostri amici, perché un po' di domande che hanno fatto abbiamo già risposto senza averle lette. Allora, Francesco ci dice, ma Marco, secondo te c'è qualcosa che accomuna le entità che ti si sono manifestate con il ruolo dell'angelo custode? Sì, perché no? Sì, perché io penso che siano un tutt'uno, la realtà cosmica e la realtà spirituale, sono un tutt'uno. Su diversi livelli, ma sono un tutt'uno. Io penso e so per certo, a dire il vero, che questi esseri cosiddetti extraterrestri hanno la capacità di entrare ed uscire dall'aldilà e dall'aldilà. Hanno questa capacità, perché sono più evoluti, hanno queste tecnologie, e anche oltre alle tecnologie hanno le capacità psicofisiche di saltare tra le dimensioni. Quindi anche nell'aldilà, perché no? E anche nei cieli, intesi in senso di dimensioni spirituali superiori. Quindi, sì, angeli custode, sì, perché no? Penso che loro siano i miei angeli custodi. Ecco, diamo un po' anche una risposta ai nostri amici che ci chiedono, ma in fondo che cosa sono gli angeli? In generale, ecco. Allora, ci sono anche gli angeli custodi, ovviamente. Ci sono diversi livelli. Allora, siamo tutti uomini nell'universo, ma quando l'uomo raggiunge un'evoluzione superiore, acquista anche delle facoltà superiori, ha la possibilità di incarnarsi in corpi più sottili, sempre più raffinati, sempre meno vincolati alla materia, sempre più spirituali, corpi sempre più spirituali. Ecco, e quando si vive in una dimensione superiore, ad esempio mi viene in mente la quinta dimensione, che è la prima della triade superiore. La quinta dimensione, la triade superiore è quinta, sesta e settima. Partiamo dalla prima, seconda, terza, quarta, così le facciamo tutte, dai. Allora, il quaternario inferiore, minerali, vegetali, animali, umani.
La quarta dimensione, noi ci stiamo entrando. La quarta dimensione è quella umana. La prima è minerale, seconda è vegetale, terza animale, quarta dimensione è quella umana. Noi siamo ancora animali umani, cioè stiamo entrando nella quarta dimensione, ma la piena quarta dimensione, quindi la piena umanità, è quella che è svincolata dagli istinti animali. Sono gli extraterrestri, la quarta dimensione. Poi si passa, dopo cicli comunque lunghi sempre, si passa alla quinta dimensione, quindi si entra nella triade superiore. La triade superiore è quella degli esseri di luce, gli esseri solari. Quindi già in quinta dimensione la fisicità ha perso quasi completamente la materia per come noi la intendiamo, e quindi vivono su altri dinamismi, ecco. Quindi il loro corpo è più un corpo, diciamo così, di plasma solare, ecco. E quelli sono esseri già arcangelici, se vogliamo. Quinta, sesta e settima sono cherubini, serafini e troni nella teologia antica. Alcuni invertono poi i nomi, mettono i serafini in cima, comunque cherubini, serafini e troni, quinta, sesta e settima dimensione. I troni della settima dimensione sono gli dei creatori, ma già gli esseri di quinta dimensione hanno dei poteri che ai nostri occhi sono angeli, appaiono e scompaiono davanti a te, si muovono alla velocità del pensiero, pensano un luogo e sono lì. Quindi che caratteristiche sono? Caratteristiche divine gli per noi. Gli angeli sono su quel livello lì, sul quinto. Su quel livello lì, quinta e sesta. E sesta sono proprio i cristici, la sesta dimensione sono i cristici, gli esseri che oramai sono proiettati verso l'assoluto, la deità assoluta, che si ottiene nella settima dimensione, si realizza nella settima dimensione, dove sono gli Elohim, quelli creatori, i padri creatori, gli esseri che vivono nel nucleo delle stelle, perché la quinta dimensione vive nella superficie delle stelle, nei soli, nella parte esterna. La sesta dimensione nella parte mediana, e la settima nel nucleo delle stelle, che è un nucleo che ha la temperatura del corpo umano, che non è quindi caldo come l'esterno. Anche se poi questo calore dipende, anche perché il calore esterno dipende da come tu lo affronti, la affronti quella realtà, da come la queste informazioni, Marco, queste informazioni sono informazioni che hanno dato loro? Sì, hanno dato loro tramite soprattutto Eugenio Siragusa e poi altre tramite Giorgio. Ad esempio Giorgio Bongiovanni ha scritto un messaggio da parte loro molto bello che riguarda le città degli esseri di luce, delle città solari, bellissimo, perché si vedono, si possono anche vedere. Ma comunque Giorgio spesso dice: ma sai, nel 1600 a Giordano Bruno l'hanno bruciato vivo sul rogo, certo. Quindi, e noi ancora oggi anche Gesù Cristo l'hanno crocifisso, e quindi è così. Senti, a proposito, parliamo di Adoniesis. Vogliamo parlarne, che a me ha colpito tantissimo, sempre è la prima volta che ho visto questa immagine. E anche oggi, appunto, mi ha molto. Adesso lo facciamo vedere questa immagine che è stata data da Eugenio Siragusa a Giorgio Bongiovanni, giusto? Ah, beh, questo non lo so come lo sai, ma no, sì. Lo so, sì, c'è anche scritto lì sotto. Lo faccio raccontare a te. Aspetta, che mi tolgo, lascio più spazio per far vedere bene l'immagine di Adoniesis. Mi trovo qua accanto ad Adoniesis, non so se questa cosa va bene, ma mi sento onorato. No, parlare di Adoniesis è la prima volta che mi si chiede così esplicitamente, non so se ne sono degno, ma Adoniesis è la manifestazione, una espressione del padre Adonai. E in Adoniesis noi vediamo il volto del Padre, creatore, perché è una sua espressione, è un essere di luce, un essere quindi della triade superiore, abbiamo detto, quinta, sesta, settima dimensione, un essere di luce che nel marzo del 1972, se non erro,
si è manifestato perché c'era Eugenio Siragusa che camminava insieme ad altre persone, e avevano, una di queste persone aveva anche una macchina fotografica, perché sai, all'epoca magari speravano di fotografare qualche UFO insieme a Eugenio, o anche per fotografare a Eugenio stesso, perché era un grande personaggio, no? Non è che c'era come adesso gli smartphone, che abbiamo l'esagerazione delle fotografie. All'epoca avere la foto di Eugenio era una grande cosa. Ecco, qualcuno ha detto qualcosa come: ma ci parli sempre di Adoniesis, messaggi dal cielo alla terra firmati Adoniesis, ma tu lo vedi, ma noi come facciamo a crederci? Ecco, una cosa del genere gli è stata detta. Eugenio gli ha detto: dammi la macchina fotografica. Ha preso la macchina fotografica, che era una Minolta, una reflex, ha scattato la fotografia e gli ha detto: vai a sviluppare il rullino. E poi Eugenio raccontò che Adoniesis gli disse intimò di fotografarlo a mezzo busto, diciamo, la parte superiore del corpo, quindi il volto, ecco, il primo piano, e non la parte inferiore del corpo. Onestamente non so perché. Comunque in questa fotografia si possono vedere anche, questa adesso è un po' sgranata, ma nella fotografia, diciamo, ad alta qualità, in alta qualità, si vede proprio anche una sorta di elmo di luce, e questo apparato che lui ha davanti la bocca è un apparato di luce, sono tecnologie fatte di luce, ragazzi, è una realtà per noi più che fantascientifica. Loro hanno tecnologie fatte di luce. Questo apparato che ha davanti la bocca gli serve perché quando lui parla, se davanti a lui ci stanno un russo, un italiano, uno svedese, un francese, un inglese, un abitante della foresta amazzonica, ognuno ascolta nella propria lingua quello che lui sta dicendo nella sua. Quindi è un traduttore universale, ma non che lo imposti e allora ora sentite tutti l'italiano, ora sentite tutti lo svedese. No, contemporaneamente ognuno sente nella propria lingua. Quindi sono apparati che hanno a che fare poi con la psiche, perché la luce, qui poi si aprono, ma la luce ha a che fare con la psiche, l'anima. La luce è l'anima della vita cosmica. Certo, noi siamo una scintilla, la nostra anima nasce da una scintilla divina, di luce, quindi molto bello è questo. Sì. E Adoniesis è il reggente di questa confraternita che fa capo sulla Terra a Giorgio Bongiovanni, è il reggente di questa missione chiamata dal cielo alla Terra. Adoniesis è, tra l'altro, bellissimo nome, sì, magico. Adoniesis, sono qua io davanti a me una gigantografia che mi mette quasi soggezione a volte, ma è lui. Lo troviamo qua tra di noi? Così lo facciamo vedere, così l'abbiamo nel salotto, tanto c'è sempre stato tutta la sera qua, io sento un'energia nel mio salotto e penso che Adoniesis sia molto contento di essere anche così in questo contesto. Anna, io questo me lo auguro, perché significherebbe che stiamo facendo un buon lavoro. Io sono certa che noi stiamo facendo un buon lavoro. È molto bello tutto questo che sta avvenendo. Grazie, e grazie a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, perché io sono sicura che chi ha cuore, orecchie e occhi per sentire, per vedere, per ascoltare, si rende conto che questo è un momento importante che stiamo vivendo. È un grande momento di contatto da parte loro con noi, vero? Si sente, si sente. Mi viene la commozione, scusate, perché è un'energia molto forte, ecco, che si sente, molto bello. Beh, grazie Adoniesis, grazie, grazie. Siamo in campo, dai. Via, facciamo allora, quelli addetti. Grazie a Adoniesis. Va bene, continuiamo. Anna, voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, perché
penso che sia bello che gli ascoltatori possano sapere questa cosa. Allora, quando oggi pomeriggio io pensavo a questa sera, ero un po' nervoso, perché sai, gli argomenti sono grandi, gli argomenti stanno accadendo tante cose nel mondo, io quando parlo non voglio tanto esprimere il mio parere, voglio dire quello che loro dicono, e quindi voglio dirlo bene, voglio essere capace di dirlo bene, e quindi a volte questo mi mette un po' di nervosismo. E allora ho detto, ed è raro che lo faccio, forse non l'ho fatto mai, o forse in un'altra occasione. Ho detto, non vagamente, fratelli, state con me, ma ho detto, Adoniesis, ti prego, se puoi, si presente. E questa cosa, poi è passato il pomeriggio così, quando questa sera ci siamo collegati per fare le prove, Anna, tu puoi dire la tua, quando ci siamo collegati per fare le prove, tu mi hai detto qualcosa di Adoniesis. Sì, mentre lui diceva Adoniesis, io invece ero qua, che guardavo, ero in biblioteca da me, e quindi guardavo il materiale per questa sera, quindi ho scansionato questa immagine, e quando l'ho messa su così sullo schermo, l'ho lasciata a schermo pieno, no? E abbiamo iniziato a guardarci bene negli occhi, e io a quel punto ho cominciato proprio a entrare, cioè dentro di lui, nel suo sguardo, e avevo i miei occhi nei suoi occhi, e poi ho cominciato a vedere l'immagine che iniziava a muoversi, cioè a espandersi e poi a ritirarsi, a espandersi e poi a ritirarsi. Ho sentito questa connessione così energetica, e allora vi dico che io dopo volevo stampare delle cose da questo libro che ha fatto Marco, no? Che abbiamo visto prima, Miracoli del Sole. C'erano alcune cose che io volevo stampare, quindi le avevo caricate sulla mia stampante, ma è saltato tutto, cioè si è bloccato tutto, c'è stato probabilmente un sovraccarico di energia che ha fatto andare un po' fuori quadro, e non c'è stato verso, è rimasto, cioè tutto bloccato. A quel punto io ho capito, ho detto va bene, non abbiamo bisogno, cioè, di queste cose, ho capito, farete tutto voi. Ho guardato Adoniesis, ho detto va bene, pensaci tu, così è stato. È incredibile, perché cioè, tu hai detto pensaci tu, e io il pomeriggio avevo chiesto, ma è incredibile che quando ci siamo collegati, tu la prima cosa che mi hai fatto vedere mentre facevamo le prove è stata la foto di Adoniesis. Sì. Mi hai detto parliamo di Adoniesis, ma come? È incredibile. Sì, voglio dire, con tutti gli argomenti di cui, cioè, volevamo parlare per vedere un po' di fare una scaletta di contenuti, dove muoverci. Sapete che prima di fare una diretta, dietro c'è un lavoro, ecco, dietro una diretta, ecco. E quindi, perciò la prima cosa che gli ho detto, insomma, è stata questa, è stato molto bello. Bene, io sono contenta, perché così sappiamo che stiamo facendo le cose. Ma Anna, ce la puoi postare questa immagine di Adoniesis? Sì, certo, va bene. Ve la metto nei commenti. Datemi il tempo, quando finisce la diretta o domani, solo la foto, va bene. Ecco, guarda, e lui, aspettate che adesso vi faccio vedere quella che ha Marco, è bellissima. Allora, qua si vede ribaltata. In realtà l'occhio, quella che c'hai tu, che mostri tu, è perfetta. Il suo occhio destro è più inclinato. È diceva l'occhio della giustizia, mentre il suo occhio sinistro è più amorevole, sì. È l'occhio dell'amore. Perché Eugenio diceva, io sentivo queste due realtà che mi coinvolgevano. Uno mi dava il senso della giustizia, l'altro mi dava il senso dell'amore, perché poi sono esseri androgeni, quindi è sia maschile che femminile. Sì. Poi vedi che ha, in realtà dietro ha quel sorriso, no? Sì. È il volto di un fanciullo, è un fanciullo lui. E questi raggi luminosi. Sì, anche si stanno scrivendo, si può vedere anche su Google, sì, certo, ma poi se andate a cercare il libro di Marco in rete, cercate I Miracoli del Sole, Marco Marsili, le vedete il suo libro, e lui e ce l'ha in copertina. Ecco, una buona occasione per comprare il libro, con una, tra l'altro, con una offerta. Tutti i miei libri sono con una offerta libera.
www.dalcieloallaterragubbio.com, c'è la sezione libri, e poi con un'offerta libera, libera e consapevole, ragazzi, vi prego, non fate come qualcuno che con 5 euro chiede 5 libri. Noi bisogna pagare tutto, stampa, spedizione, non ci mettete nei guai. No, e comunque raccontiamo, vogliamo dire un attimo anche ai nostri amici, perché è bello questo tuo ultimo lavoro, perché è tutta una raccolta, no? Vuoi spiegare tu? Ho raccolto, infatti dire che è un mio libro è esagerare, perché io l'ho curato, Hai curato una raccolta, insomma, hai messo insieme, ecco. Ho scritto l'introduzione, che l'introduzione è una quarantina di pagine, ma poi ho preso messaggi, grazie all'aiuto dei collaboratori dell'archivio, che abbiamo un archivio con migliaia di messaggi che ci ha affidato Giorgio, grazie ai collaboratori che abbiamo dell'archivio, Luigi, insomma adesso sarebbe lungo nominarli tutti, ma nel libro poi li ho nominati. Siamo riusciti in brevissimo tempo a raccogliere quello che poi a me sicuramente ha comportato più tempo nel sistemarli, ma loro sono riusciti a raccogliere tutti veramente i messaggi da Eugenio Siragusa a Giorgio Bongiovanni che riguardano il sole, la luce e soprattutto i prodigi del sole, ma il sole inteso anche in senso scientifico spirituale. Che cos'è il sole? Chi è il sole? La luce, che cos'è la luce? Che significato ha? A livello scientifico spirituale, l'atomo di idrogeno, che è l'atomo creativo. Ecco, tutto questo in relazione agli eventi prodigiosi che si sono verificati sulla Terra negli ultimi decenni, anche centinaia di anni, perché si parla anche di La Salette, si parla di apparizioni mariane anche, perché poi la donna vestita di sole di cui parla l'Apocalisse è la Madonna, e soprattutto la Madonna di Fatima, perché c'è stato il miracolo del sole a Fatima, no? Che poi sappiamo che non era un sole, perché se il sole si mettesse a girare sopra le persone... Abbiamo capito che sole era che girava. Sono questi fratelli, questi meravigliosi esseri cosmici che durante le apparizioni divine loro collaborano a queste apparizioni e edificano questi prodigi per risvegliare le coscienze sotto direttiva degli esseri divini. Cioè loro, ad esempio, quando c'è stata sulla Terra la missione di Gesù, ma loro avranno fatto a gara per venire ad aiutare, perché non c'è niente di più bello per loro che viaggiare nel cosmo e andare dove gli avatar si manifestano, dove le coscienze divine prendono corpo, e loro certo che vogliono collaborare con Dio. Per questo sono gli angeli, sono loro. Ecco, quindi nel libro c'è tutto questo, ci ho messo poi alla fine anche alcuni messaggi proprio della Divina Madre, quello di Fatima, quello di Peña Blanca, molto importante, quello di La Salette, quello di Garabandal, i messaggi più importanti, le parti più importanti dei messaggi, che sono veramente toste, ecco. Poi ho finalmente raccolto in questo libro, finalmente pubblicati, che Eugenio Siragusa ha scritto su Giorgio Bongiovanni, perché Eugenio ha tuonato a favore di Giorgio, perché sapeva chi è Giorgio Bongiovanni, e quindi ho raccolto e pubblicato i messaggi in questo libro, i messaggi in cui Eugenio Siragusa parla di Giorgio, che sono bellissimi, un Eugenio Siragusa innamorato di Giorgio Bongiovanni, ma soprattutto un cielo innamorato di Giorgio Bongiovanni, della sua missione, della sua vera personalità spirituale, ecco, perché i messaggi sono firmati dal cielo alla terra, quindi sono i piani alti che parlano, Ecco, e sono finalmente tutti insieme i messaggi in cui Eugenio parla di Giorgio, e poi ho descritto anche un pochino quelle che sono, cioè noi parliamo di Gesù Cristo, parliamo perché è l'apice avatarico, l'apice di queste manifestazioni divine che sono avvenute sulla Terra, e ancora la sua missione deve compiersi con il suo ritorno, ma già in precedenza ci sono stati grandi avatar sempre solari, esseri solari. La famiglia è quella, ragazzi, è una famiglia iniziatica, è una famiglia spirituale di esseri che si incarnano nel corso delle epoche, fin da Atlantide,
a distribuire, a elargire la conoscenza per l'evoluzione dell'umanità, di quella parte di umanità che accoglie poi quelle conoscenze. E il resto no, ma comunque il lievito e il sale servono e devono essere mantenuti fino al ritorno del Messia che avviene, ecco, in questo periodo. Una delle domande che ho visto scritta è secondo te quando tornerà? E poi un'altra domanda, se ci sono degli esseri, cioè angelici, che sono incarnati sulla Terra. Ecco. Sì, gli esseri angelici che sono incarnati sulla Terra, ragazzi, si riconoscono dai loro frutti, ha detto il Maestro. Dai loro frutti conoscerete chi sono. Adesso io non è perché mi sono innamorato di Anna, ma per me Anna è un essere angelico sulla Terra. No, ti prego. Adesso mi devo coprire se continui a fare così. Ti ringrazio, penso. Il tuo lavoro è grande, Anna, è un lavoro veramente impegnativo, questo sicuramente sì, è molto impegnativo, questo sì, ecco, ma sono ben consapevole che va fatto, ecco. Tante volte ci sono dei giorni in cui sono molto stanca, anche perché insomma non è che sia più una ragazzina, ecco, io, però insomma cerco ancora di fare la mia resistenza, però davvero, ecco, tutti quanti, insomma, ognuno ha un suo compito da fare, ecco. A me è toccato questo, 20 anni fa ho continuato a chiederlo, ma perché proprio a me questo, ma perché proprio a me? E il mio arcangelo mi ha detto, perché la tua anima è stata scelta per fare questo compito, ma se non vuoi sei libera di non farlo. E io ho detto no, io lo faccio, e quindi ho risposto sì e continuo a dire sì, ecco, quindi c'è, cioè, mi sento così, però ecco appunto, ci sono come dicevano i nostri amici che chiedevano, ecco, ci sono già degli angeli, ma poi quando tornerà? È già qua? C'è chi dice che è già qua, che sì, è già tornato, che è già sulla Terra? È già qua perché, c'è chi lo ha incontrato, Giorgio Bongiovanni lo ha incontrato, ma anche altri personaggi lo hanno. Io mi ricordo un grande personaggio che ha vissuto anche a Gubbio per 20 anni, il grande Pietro Ubaldi. Ma come no, figurati. E Pietro Ubaldi incontrò il Maestro, sì, lo incontrò. Quindi il Maestro è tornato, deve però manifestarsi pubblicamente, come è scritto. Viene, no? Con fatto, grande... viene fatto un convegno, ecco, su di lui, io devo venire giù a parlare. Su Pietro Ubaldi. Sì, il convegno, quello che viene fatto con Teca di Oliveira lì. Esatto. Adesso non so se dovevamo farlo, poi è scattata la pandemia, e quindi è stato tutto in sospeso. Adesso non so, tra l'altro, poi la sentirò, però per appunto. So. Grande Teca, secondo me anche lei è un altro di quegli esseri in missione. Sì. Ad Assisi, però, viene fatto. Ad Assisi, ma sai che io è al suo convegno che ho incontrato Pier Giorgio Caria nel 2010. Vabbè, allora se adesso lo rifanno e vengo giù, ci vediamo. Ci vediamo volentierissimo. Ci vediamo, perché il programma era tutto fatto, poi è stato tutto sospeso. Poi l'anno scorso, ho detto, abbiamo dovuto sospendere. Tanti. Magari ci segue Teca. Se la salutiamo. Ma sei te, veramente un grande abbraccio, anzi la invito nel salotto, così viene a raccontarci le cose belle che lei fa. Domani la cerco, vai, mi hai fatto ricordare. E anche, sì, anche Pietro Ubaldi, quindi diciamo persone, grandi iniziati che hanno incontrato già Gesù fisicamente, perché spiritualmente lui non ci ha mai abbandonati. Però fisicamente è proprio tornato, anzi io negli stigmatizzati, come anche Padre Pio, come anche San Francesco, certo, negli stigmatizzati, come la Teresa Neumann, insomma negli stigmatizzati io vedo quel compiersi della sua promessa che disse non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi. Negli stigmatizzati sì. Beh, quello è proprio un modo di essere in mezzo a noi. In mezzo a noi, e negli stigmatizzati si compie questo, e si compie anche un altro aspetto, un aspetto di una ulteriore deroga, perché quel sangue comunque è ancora un sangue redentore, quindi è come se ancora continuasse a lavare il peccato del mondo, e quindi è un atto di misericordia, ma allo stesso tempo è anche un prodigio di giustizia, perché è un qualcosa che prevarica il nostro libero arbitrio, cioè le stimmate scientificamente inspiegabili
che sono valutate seriamente, scientificamente spiegabili, sono un prodigio che ti taglia una parte del libero arbitrio, perché non puoi non crederci. Cioè, puoi o far finta di niente, lo ignori, dici no, non ci voglio pensare, non guardo, non vedo, non sento, non parlo, oppure devi farci i conti. E se ci fai i conti, dici, ti devi porre delle domande. Ecco, quindi se sì, dall'altro... Di fronte a questo, cioè io vedo insomma un po', ecco, quelli che sono stati i percorsi di indagine, cioè, ci sono sempre tre ipotesi. Una cosa che si pensano che non siano vere e vengono procurate. Un'altra che dici appunto, no, ma non ti giro dall'altra parte perché è troppo, e non, no? Come succede, insomma, in fondo la rimozione, ignorare, negare, rimuovere, sono tutti meccanismi di difesa della nostra mente quando non ce la fa ad accettare certe cose, quindi ha questa forma di evitamento, dove tu eviti, no, una cosa, quindi la ignori, la rimuovi, la neghi e tutto. E poi c'è l'altra dove fai i conti, incominci a guardarla e poi inevitabilmente ti interroghi. Sono queste tre strade sulle stigmate, no? E quindi è anche è un intervento a gamba tesa del divino nella storia umana, fare questi prodigi che durano per tutti questi anni. Giorgio è da quando c'ha 26 anni, ormai sono più di 30 anni che c'ha le stimmate, che sanguinano, l'hanno visto milioni di persone. Questo non è un intervento a gamba tesa di Dio nella storia umana, e lo è, come lo è stato quello anche di altri grandi personaggi. Prima ho detto Teresa Neumann è stata... Anche lei, certo. Immensa. Giorgio ci ha avuto proprio un compito, Giorgio Bongiovanni ha avuto il compito di essere uno strumento pubblico nell'epoca, poi, no, questa qua. Che, sì, io Giorgio l'ho conosciuto tanti anni fa, negli anni 90 l'ho conosciuto, quando aveva ancora quella sulla fronte anche. Sì. Agli albori. Tanti anni fa. E quindi io penso che tutte queste cose veramente, cioè sono, cioè poi ognuno ha un suo compito da svolgere, però ti rendi conto che può essere svolto in modo differente, però la funzione poi alla fine, cioè lo scopo, l'obiettivo è uno solo, ecco, quello di andare a interrogarci su quella che è poi la nostra natura, che cosa noi siamo, e che noi non siamo solo questo corpo, non siamo solo, cioè, questo mondo in cui noi viviamo, ma che oltre a questo mondo, oltre a questa vita, oltre a questa mente, c'è altro. Ecco, io vedo che alla fine è sempre questa, no? Cioè, si va tutti verso quella direzione. Questo ci spiega perché i filosofi dalla notte dei tempi hanno continuato a porsi sempre la solita domanda: chi siamo, da dove veniamo, dove andremo, no? E quindi, insomma, è così. Caro Marco, io non so, visto l'ora, ma ci stiamo praticamente avvicinando a mezzanotte, i nostri amici sono ancora tanti, ma io veramente vi ringrazio tantissimo, perché, ma perché sanguinare, chiedono? Per questi motivi, per questo motivo, perché attraverso questo calice vivente ancora viene data un'offerta di salvezza. E quel sangue è un sangue che lava il carro. La sofferenza di Gesù Cristo è una sofferenza che lava il karma di chi accoglie la sua chiamata. E non è poco. Quando Giovanni Battista ha visto avvicinarsi Gesù, che cosa ha detto? Ha detto, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Il peccato del mondo è il karma collettivo. Quindi lui ha fatto un intervento di, lui Gesù, ha fatto un intervento di ingegneria sociale, psicospirituale 2000 anni fa, se la vogliamo chiamare in termini moderni, ma questo è quello che ha fatto, perché ha aggiornato il messaggio, ha dato compimento. Lui ha detto, non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a dare compimento. La legge e i profeti sarebbero il Dharma e gli avatar, perché i profeti non si riferiva solo a quelli biblici, la parola profeti, certo. Sono tutti. Sul pianeta sono sparsi in luoghi e in culture differenti, e ognuno aveva i suoi profeti, insomma, no? E quindi lui ha detto, io non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Quindi in lui
la storia umana trova compimento. Guarda caso, lui si è incarnato 2000 anni fa, che era l'inizio dell'ultimo mese cosmico, perché un mese cosmico dura 2000 anni all'incirca, perché un anno è 24, 2000 anni, quindi un anno è circa 24-25 mila anni, mentre circa 2000 anni è un mese cosmico. Lui è venuto all'inizio dell'ultimo mese cosmico e adesso deve tornare, e torna e si fa vedere, e c'è il famoso giudizio universale. Ma il giudizio universale non è che c'è uno col bastone che te lo dà in testa se hai fatto il cattivo, cioè qui si aprono parentesi infinite, però insomma, per rispondere alla domanda perché ancora questo sangue, perché il sangue, perché questo è il sacrificio. Poi dimostra che cosa? Dimostra la sofferenza del divino nei confronti di quello che sta facendo l'uomo. Non è poco, è un messaggio forte. Noi ad esempio abbiamo, c'è la Paola Albertini, che lei ha delle Madonne che continuano a lacrimare dal 5 di giugno dell'anno scorso. È venuta, abbiamo fatto un salotto poco tempo fa, tra l'altro adesso avremo, cioè una volta al mese metteremo quelli che sono i messaggi, perché lei ha una volta al mese questo contatto molto molto particolare, dove arrivano messaggi e noi poi ve li pubblicheremo, comunque registreremo, faremo registrare da lei, così lo sentirete. Ecco, ma volevo dire, Anna, scusa, sola, ma allora qui noi nella nostra cultura abbiamo gli stigmatizzati, sì. Ma magari, non magari, perché è così che accade, dall'altra parte del mondo, in India, lo dico sempre, nasce magari, come è nato, una bambina che ha quattro braccia, sì. E lì una bambina che ha quattro braccia viene considerata un prodigio divino. Se nascesse qui, la prima cosa è che la operano e gli tolgono le braccia in più. Lì invece la considerano una manifestazione di Vishnu. Quindi, oppure nel mondo arabo sono nati qualche anno fa tutto un campo dove i cactus hanno assunto la forma del nome di Allah. Se nascono qui non sappiamo nemmeno riconoscerla che quello è il nome di Allah in arabo, perché abbiamo un'altra cultura. Quindi ogni cultura sta ricevendo i suoi segni, tutte le culture. I buddhisti diedero una fotografia a Flavio Ciucani, che saluto, che vi consiglio di seguire, è un grande, una fotografia nella quale si vedevano le nuvole che formavano la Tara Bianca, la madre del Buddha. E anche loro stanno ricevendo quindi segni. Scrivendo un messaggio, volevo leggerti questo nostro, perché no, scusate sempre perché non riesco a leggere i nomi qua sulla piattaforma. Io non capisco, Gesù aveva detto che tornava sulle nubi con i suoi angeli, come mai dite che è già qui? No, lui, il suo ritorno sta avvenendo, lui sta già facendo vedere dai suoi collaboratori, ma il suo ritorno pubblico e palese avverrà, come hai detto tu, come è scritto nel Vangelo, nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo: con gran potenza e gloria sulle nuvole del cielo. Sì. Ma la potenza e la gloria sono questi eserciti celesti, perché sarà impossibile intervenire a livello militare, a livello, questi scendono, e su una di queste navi, la più grande, la più splendente, la famosa Gerusalemme celeste, che scende dal cielo vestita come una sposa, è una di queste navi meravigliosa, lì c'è il maestro dei maestri. E speriamo tutti di poterlo vedere, perché non so voi, ma io veramente vorrei vederlo. Allora Anna, queste cose di cui stiamo parlando, che sembrano dei bellissimi sogni, per alcuni possono sembrare dei sogni assurdi, arriverà un giorno nella storia umana in cui queste cose accadranno veramente, cioè sopra di noi vedremo questo. Ok? Tante cose sono accadute nel corso della storia umana che l'uomo non si aspettava, che pensava che sarebbero mai accadute. Certo. È una di quelle, ragazzi, e sarà il compimento della storia umana, perché poi lì nasce la nuova civiltà. Sarà un momento di grande svolta davvero quella. Sarà. Qui mi stanno ancora scrivendo, però vedo i nostri amici sono ancora in tanti, non ci vogliono lasciare. Solo prima non c'è scritto che si sarebbe manifestato prima, dice.
nostro amico. Sì, c'è scritto, e questo fa riferimento a quando nel Vangelo viene scritto e il figlio dell'uomo tornerà come un ladro nella notte. Questo è molto importante, perché lui ha detto varie cose e oggi bisogna saperle interpretare nel modo giusto. Oggi abbiamo gli angeli, che chiamiamo extraterrestri, ma sono angeli, sì, che angelos, messaggeri, che ci spiegano, ci delucidano, perché oggi abbiamo... Che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto: avrei ancora molte cose da dirvi, ma non siete in grado di sopportarne il peso, ma verrà lo spirito di verità, il paraclito, vi manderò un altro consolatore, il paraclito, il consolatore promesso, che vi dirà la verità tutta intera e vi parlerà delle cose future. E senti che descrizione che fa del contattista, perché questa è la descrizione del contattista, sì. E dice: ma e non parlerà da se stesso, ma vi dirà le cose che avrà udito. Se non è questo il contattista, certo. Quindi lo spirito di verità attraverso i contattisti sta parlando e sta dicendo la verità tutta intera, quella che ieri non potevamo comprendere, oggi la possiamo comprendere e la sta dicendo, ne sta parlando. Noi siamo piccoli collaboratori di questo spirito di verità e cerchiamo di fare del nostro meglio. Senti, mi chiedono ancora dei 3 giorni di buio. Cosa ne pensi tu? Ma io penso che sono sia una... Da intendere, da intendere in senso... In che modo, esatto. Sia da intendere in senso simbolico, sia anche i fratelli dello spazio possono assorbire la luce, con le loro navi possono assorbire la luce e fare questi 3 giorni di buio per dare un segno. E non voglio escludere nessuna delle... Cioè può essere sia simbolico, ma sia che loro fanno una storia del genere, che assorbono la luce per 3 giorni. I 3 giorni di buio e può avere a che fare anche con descrizioni che sono un po' inquietanti sui tre, alcune descrizioni sono un po' inquietanti sui 3 giorni di buio. Sì, che bisogna restare chiusi in casa, che sì, ragazzi, ma quando è scoppiato il putiferio Mosè, scusate, Noè era nell'arca, non è uscito fuori. Prima l'ha costruita l'arca, quindi costruitela prima l'arca, ragazzi, non quando iniziano le piogge. Costruitela prima l'arca. L'arca è comportarsi con altruismo, sempre. Questo è costruire l'arca. Incarnare quegli insegnamenti. Non ce la faremo mai a incarnarli perfettamente in questa vita, non lo so, ma comunque è difficile. Però proviamoci, perché poi veniamo aiutati. Se ci proviamo... Ci aiutano dall'alto, non vedono l'ora che qualcuno cerchi di mettere in pratica questi insegnamenti cristici. Ama il prossimo tuo come te stesso. Oggi diciamo: ama il prossimo tuo più di te stesso. Ecco, bene, qui tenere candela benedetta e solo quella resterà accesa e durerà 3 giorni. Potrebbe essere, ripeto, anche simbolico questo, la candela benedetta potrebbe essere la luce della conoscenza, potrebbe... La lanterna, allora, è sempre accesa. Io interpreto queste cose sacre, ma anche la vita stessa, tutto quello che accade, lo interpreto su 3 livelli, cioè adesso io sto bevendo un bicchiere d'acqua, quindi io bevo effettivamente il bicchiere d'acqua, ma allo stesso tempo l'acqua rappresenta un'analogia con la emotività, quindi io mi sto nutrendo di emozioni. E allo stesso tempo c'è un simbolo superiore spirituale, e quindi su questi vari livelli la realtà va interpretata, secondo me, sempre su tutto. Fisico, concreto, proprio, certo, certo. Letterale, poi analogico, no, con l'analogia, e simbolico superiore, quello del regno delle idee. Ecco. Certo. Questo è... Secondo me è un modo buono di vivere. Bellissimo. Caro Marco, allora io direi che, come dice il buon Maurizio Costanzo, si è fatta notte. Sono praticamente è mezzanotte in questo momento. Ecco, 00:00. Si è fatta mezzanotte. Allora, Marco, dai, grazie, veramente grazie per questo tempo che abbiamo potuto condividere, soprattutto grazie ai nostri tantissimi amici che ci hanno seguito sino adesso. Marco, organizzeremo un altro salotto un po'
più avanti e così riprendiamo un po' delle nostre conversazioni. I nostri amici potranno fare ancora altre domande e così, insomma, troveremo anche, bisogna ammetterlo, che anche questi salotti su queste tematiche di questi tempi sono anche un aiuto, no? Sono anche un conforto, sono un sostegno, sono un momento di condivisione, sono un momento anche di riappacificamento anche con la luna, con la vita nella notte, no? Quando tutto è buio, magari se va bene c'è la luna anche così, però quando arriva la sera, insomma, uno poi si ritrova, no? Cioè, se ha finito una giornata di lavoro, c'è chi è da solo, c'è chi. Noi abbiamo dei nostri amici che ci seguono, che seguono tutte le sere Focus. Per loro la presenza di Focus è una grandissima compagnia, e quindi si possono trattare, insomma, questi argomenti che adesso ormai coinvolgono tutti, e trovare in questo modo davvero anche una compagnia, non stare in questo nostro salotto virtuale, ma molto reale, perché entra poi nei nostri cuori, no? E nelle nostre menti. E io ti ringrazio tanto, caro Marco. È stata una bella serata, spero che tu sia stato bene. Benissimo, Anna, ti ringrazio. Ti ringrazio, ti mando un bacio a te, mando un bacio a te e a tutti Anche io ti gli saluto spettatori. tanto, ti ringrazio anche a nome di Enrico, di tutto lo staff di Focus, che Grazie, forza forza ragazzi, ragazzi, siete dobbiamo fortissimi. andare avanti, diventare sempre migliori, è vero? Ecco, allora, e soprattutto un grazie, grazie grandissimo a tutti voi, cari amici. Allora io vi dico, domani sera alle 21:30, ecco, non perdete questa diretta, perché sarà un po' continuare questa serata che abbiamo fatto, perché gli argomenti, le tematiche, insomma, ritorneranno, perché nel manuale straordinario per vivere la vita che io ho fatto, dove ci sono solamente i concetti delle cose importanti e degli insegnamenti che io ormai da 20 anni ricevo appunto da questo arcangelo, e che quindi porto in giro da giornalista, faccio questa informazione, ecco, io adesso, come dico sempre, faccio l'ufficio stampa dei piani alti, invece di riportare e intervistare quelli della terra, cioè ho intervistato e continuo ancora ad intervistare, e quindi adesso questo giornalismo, ecco, mi tocca, e quindi è bello, insomma, farlo insieme. Anche io i miei libri faccio beneficenza, il mio editore no, mette un prezzo sulla copertina, però io ho dei miei diritti, invece pago le tasse e poi faccio beneficenza, quindi domani sera, insomma, avrete modo, chi non lo conosce, di conoscere anche il mio manuale straordinario per vivere la vita, che praticamente estrapola tutti i concetti importanti che ci sono nel primo grande libro, che è Due mani, due ali, intervista straordinaria a un arcangelo, dove c'è tutta la storia, di come sono successi i fatti. E poi mi raccomando, andate a guardare il libro di Marco, perché è molto bello, c'è, cioè, questo suo ultimo lavoro dove ci si trovano raccolte delle cose che sono sparse qui e là, invece in questo modo ce le abbiamo tutte insieme, no? Marco? Grazie Anna, ricordo a tutti www.dalcieloallaterragubbio.com e trovate tutto lì e seguiteci anche nel gruppo Facebook Dal Cielo alla Terra Gubbio Commun Dal Cielo alla Terra Community e facciamo crescere anche la pagina Instagram Marco Marsili Official. Facciamo crescere anche la pagina Instagram che è un social che va tantissimo adesso. L'importante è davvero stare, cercare di fare massa, ecco, di essere un po' in tanti, ecco, a prendere consapevolezza. Ognuno fa il suo compito, e se ognuno fa la sua parte, noi possiamo cercare di dare una svolta, ecco, su questa terra, con le nostre consapevolezze, che sono l'unica via di uscita e di salvezza, come dicono i piani alti, l'unica salvezza che ha l'umanità, è entrare nella consapevolezza di sapere chi siete realmente, no? Bene, allora, con questo veramente ringraziamo tutti ancora, e io vi auguro buonanotte, una serena notte, vi do appuntamento domani sera nell'ufficio stampa dei Piani Alti, e te, Marco, carissimo, ci riaggiorniamo e ci organizziamo un altro salotto per stare di nuovo insieme, così. Come abbiamo fatto questa sera, lo abbiamo fatto
servizio.